Buongiorno a tutti. Continuiamo oggi il nostro viaggio nel mondo di Vincenzo Salemme, delle sue opere, del suo teatro, del suo cinema. Oggi dedichiamo la nostra attenzione ad un'opera che si chiama Napoletano e Fammi una pizza. È un'opera che è una fusione tra due opere sostanzialmente. La prima, Una festa esagerata, la seconda è Un colpo al cuore. Sono appunto la fusione di due opere. Lui di fatto interpreta due ruoli. Il primo è quello di Gennaro Parascandalo, che è il padre della festeggiata che festeggia il 18° compleanno nella festa esagerata, ed è anche contemporaneamente anche il personaggio principale, il trapiantato, il quale appunto ha ricevuto il cuore da un mezzo delinquente, e per questo nascono tutta una serie di gag e di luoghi comuni relativi alla napoletanità, relativi ai vizi dei napoletani, alle grandi virtù dei napoletani. Vi auguro una buona visione e un grande divertimento col nostro Vincenzo. Grazie a tutti. Giovanni! Oh, signor Cavaldoli! La signora! Come sta, signora Parascandolo? Ma lei come sta? Permette che la presenti, la signora Parascandolo, la mia vicina di casa. Io sono il professor Cavaldoli, mi sono appena fatto... Sto spiegando a qualcun altro che ci guarda, sì, magari. Sì, sto spiegando che sono il professor Cavaldoli, ho fatto un trapianto di cuore, 2 mesi di convalescenza all'ospedale, sono appena rientrato, un mese ancora di convalescenza. Ma sta in forma, lei sta bene? Sì, suo marito? Sta bene, sua grazie. Figlia? Mia figlia oggi compie 18 anni. Auguri, mia figlia già l'ha compiuta. Tutto a posto, signora. Sì. A proposito di figlia, le volevo chiedere una cosa. No, non mi fate domande, a me piace la discrezione, lo sapete che non mi impiccio dei fatti dei condomini. Tutto innocente. Mia figlia non mi ha aspettato a casa, sono rientrato dopo 2 mesi e non la trovo. Non c'è. Ma lo sapeva che rientravate oggi? Mi ha mandato un messaggio. Ah, allora per questo non si è fatto trovare. È una cattiveria questa, scusi. La ragazza è desiderosa di libertà. Ah. Quella esce tutti i giorni, esce la mattina, torna la sera, studia una mezz'oretta, esce di nuovo. Meno male che lei si fa gli affari suoi, sennò uno potrebbe pensare che guarda solo a me. Allora, visto che lei pensa solo ai fatti suoi, mi sa dire che fine ha fatto la roba del salotto, che è sparita. Sono rientrato, non ho trovato più il divano, il comò, la televisione, lo zerbino fuori alla porta, il lampadario di Murano, pure quella la vista. Quindi pure quella ha visto. Senta, mi sa dire, signora Cimici, signora Parascandolo, chi è che se l'è presi? La sua ex moglie. Clelia? Sì. È venuta con un bel signore dal cuore sano. Ah, ci ha fatto pure l'elettrocardiogramma, ci ha fatto, meno di me. E ha sentito qualcosa? No, è che mi metta a sentire quello che dicono i vicini. Scusa, è una persona così discreta, giusto, no? Però qualche parolina, quella sentita, la sua ex moglie ha detto precisamente così: portiamoci queste cose perché chissà se il mio ex marito torna a casa. Mamma mia, Carmen, invece sono tornate e me le andrò a riprendere. Bravo. Mi saluto i colleghi del KGB. Grazie. Non so perché, devo andare a cercare l'infermiere, sì, non so che fine ha fatto. L'infermiere che mi ha riportato a casa, non so che fine ha fatto. È andato in bagno. Mamma mia, Carmen, questa è proprio veramente una spia, mamma mia. Giovanni, vieni qua. Giovanni, ma insomma, ma come ti permetti? Allora, noi siamo estranei, mi hai riportato a casa, tu vai in bagno appena arriva a casa. E voi che ne sapete? E anche i cimici, non ti preoccupare. Allora, comunque, signor Capodimonte. Chi è Capodimonte? Cavaldoli. Scusate, ho sbagliato perché non sono pratiche della zona. Ecco. Ma quale zona? La mica è un indirizzo, è un cognome. Vabbè, prima o poi vi trovo. Metto Google Map, voglio, dai che vado di fretta. Devo correre, devo andare a scuola. Niente di meno? Sì. Ancora a scuola andate? Ma c'è fuoco, canestrina, camerendine. Vado a scuola, non mi come insegnante. Lettere. Ah, lettere semplici con la busta. Ah, cartolino con francobollo, sì. Ho capito, lavorate alla posta? Prima lavoravo alla posta, mo sto con Maria De Filippi, c'è posta per te.
Io come vi sembra, non vi ho visto mai. Ma non fare il cretino, lettere antiche. Ah, si saranno consumate. Ma che cosa? Ma hai mai sentito parlare delle lingue classiche? Il latino, il greco? Come no? Latino etrusco, fate voi. No, latino e greco. Latino etrusco, no? A parte chi insegna latino e greco, ma tu lo dici male, latino e... ci manca una congiunzione, come dici tu? Latino etrusco. Poi, tu dici una e, ce ne vanno due. Latino e etrusco. Tu dici latino etrusco. Ci manca una E, la E, la devi mettere tra la latina e etrusco. Il trusco, no? Con la T, trusco. Quindi la E di etrusco è staccata, è congiunzione, etrusco. Quindi se la E è congiunzione, quando tu leggi gli etruschi, se la E è congiunzione, gli, chi so? Chi so? Vedi come muore. Ti guardi così, se tu la stacchi da truschi, ci vuole una cosa, quegli qualche cosa non sono solo truschi, ma anche, vale anche, gli, truschi, gli, terete, che so, terete, chi so? No, ma io non ne conosco chi ma si chi? Ma chi? Ma sei scemo proprio. Sì, ma tu fai l'infermiere, sì, come fai? No, ma io faccio l'infermiere grazie al fatto che papà era l'autista del professor Gargiulo, come da voi. Sei raccomandato, bravo, lo dici pure. Comunque hai dovuto studiare. Ma quando, dite voi? Madonna, guarda. Per diventare infermiera hai studiato, hai preso un diploma, un titolo di studio, qualcosa? Ni? No, e come hai fatto a diventare infermiere? No, ma io non è che sono infermiere. Ma come no? Tu hai detto faccio io, vengo io, faccio l'infermiere. Ho detto faccio l'infermiere. Vabbè. Quindi sei infermiere? No, io lo faccio solamente. E che vuol dire lo faccio solamente? Oh, mamma mia, prendo solo lo stipendio tutti i mesi da infermiere. Senza esserlo? Esatto, sì. Tu sei un ladro. No, e non mi conviene a fare pure il ladro, già comunque... Non mi ruoli, stai sicuro. Mamma mia, io sono l'uomo di fiducia del professor Gargiulo, quello che ha operato a voi. Ah, tu, l'uomo di fiducia del chirurgo che ha operato a me. Praticamente sono vivo per miracolo, giusto? Non pazziate sempre, comunque qua ci stanno tutte le medicine che vi dovete prendere, un mese di cura dovete fare, io me ne vado. È scritto troppo piccolo, non ho gli occhiali, li avevo lasciati a casa prima di venire in ospedale, nel comò. Purtroppo il comò non c'è più, se l'è portato via la mia ex moglie. Oh, mi dispiace, ma lasciate vostra moglie. Io ho detto ex moglie, chi dai che ha lasciato essa a me? Ho detto ex moglie. E se avessi lasciato io lei, se ci fossimo lasciati a vicenda, chi dai te che ha lasciato essa a me? Perché su tre ipotesi tu scegli proprio l'ipotesi che essa ha lasciato a me. No, per curiosità, l'avete lasciata voi? Ma che tu sì, ma tu non lo sai. Vabbè, però uno se ne va per idea. La stavo lasciando, ma anticipate, vabbè. Avrei lasciata dopo poco. Non vedo, perché senza gli occhiali, sono presbite. Ah, bravo, hanno fatto presbite. Mamma mia, anche se vuoi fare finta di essere infermiere, almeno qualche termine medico, quelli più banali, imparalo, presbite, le diottrie, no? Miope, occhiali, occhi, vista, udito, odorà, niente, ma anche i cinque sensi conosci. Tu un solo senso conosci, quello che fai a me, perché tu mi fai senso, voglio. Mamma mia, allora, vediamo un po'. Ma dovevo rispondere io? No, questo qua dietro, sì. Cor san. Cor forte. Sì. Cor grande. Torna a sorridere, esatto, sì. La grammatura. Le supposte? No, è supposto, non mi mette. No, la da mettere. Un momento, ma questo è il nome delle supposte? Sì, sì. È una promessa di sofferenza. Perché? Missi lunga. E chi sei? Metti il nome a una supposta Missy Lung, ma un paziente non sa la metà. E come la dovrebbero chiamare? Ma chiamala con un nome più incoraggiante. Sottandel, Pecerel, Ndaretta. Non fa niente. Federica papà. Ma gli altri. Guarda com'è passato. Federica. Uè, papà, stai ma qua. Che fine avevi fatto? Arrivo a casa dove non ti trovo. Poi passi così, manco avessi visto un fandeo. Scusa, papà, non ti ho visto, stavo cercando lo zaino. Non mi hai visto, addirittura è così importante lo zaino da dimenticare di salutare tuo padre, riabbracciarmi. Scusa. Dopo tutto quello che mi è successo a papà, santo cielo, siamo stati lontani 2 mesi. Vabbè, 2 mesi, mo. 2 mesi, in ospedale. Che hai fatto? Mi è caduto un dente.
Veramente? Ma vuoi dire qualcosa, per favore? No, il fatto del dente io non lo sapevo. Ma qual è il fatto del dente? Io mi sono fatto un trapianto. Un trapianto di cuore. Oh, il trapianto di cuore lo so, papà. Io dicevo, a parte quello. A parte quelli, sono state tra la vita e la morte. Ma tu scherzi? No. È una cosa così grave. No. Tu mi dicevi così, che poi ho trovato la casa sotto sopra. Manca tutto. Che è successo? Che è successo? E lo chiedo io a te. Che è successo? Che è successo? E non lo so. Se lo chiedo a te, vuol dire che io non lo so. Perché mo chiedi a me? Come ti rispondi? Stavo all'ospedale. Allora ti domando, a te che stiva a casa, che è successo? Che è successo? Che lo domandano una volta a me, ma non lo so, io stavo all'ospedale, sei tu che stavi a casa. Che devi dire a me che stavo all'ospedale, che è successo a casa? Come faccio io che stavo all'ospedale a dire a te che stavi a casa, che è successo a casa? Quando manca tu che stavi a casa, sei dire a me che stavi in ospedale, che è successo a casa? Mamma mia! Cominciamo male, Sì, papà, ma io non ho capito, tu da me che puoi sapere. Ma facci Sanfermera pure tu a papà. Sanfermera. Voglio sapere che sta succedendo. È venuta mamma, si è portata via le cose. Si è portata via le cose. Ma dove stavi a papà? Dove ce l'hai no, la testa? No, papà, non lo so, sto un po' distratta. Da che cosa? No, andiamo dentro, mi voglio parlare. No, più tardi. Perché? Mo devo uscire. Appena sei arrivata esci un'altra volta. Dove devi andare? Devo uscire col mio fidanzato. Con chi? Col mio fidanzato. Che è sta parola moccata su fila? Che fidanzato? Fidanzato? Io me ne vado all'ospedale, torno dall'ospedale fidanzato. Che fidanzato? Ah, un fidanzato. Ma non dire stupidare, quando ti saresti fidanzato? Un mese fa. Mentre io stavo all'ospedale. Tu mi hai lasciato da sola. E che facevi? Uscivo dall'ospedale col cuore in mano, e te veniva tua. Pioveva pure in quel periodo. No, voglio, ma non interveniva, perché fate a 7 e stata zitto. Non per aiutare, no. Che vuol dire? Uno si fidanza. Ma allora papà, a che serve papà? Fai giudicare me, tu sei una bambina. No, non sono una bambina, ho 18 anni, sono maggiorenne. Guarda questa cosa dei 18 anni, che uno ha 18 anni a diventare maggiorenne, ma tu sta scritta? Per diventare maggiorenni, dopo i 18 anni, ci vanno 7-8 anni maturazione. Ti devi come prima di fidanzarti, ma scherzi, uno piglia e si fidanza. Sì. Dammi, fammelo conoscere, non l'ho incontrare ancora. No, ma almeno, no, l'ho incontrato. Già l'hai incontrato? Io pensavo che era un fidanzamento in dad. In dad? In presenza. No, in presenza. Certo. Quello è capace che ti chiede di baciarlo. Te l'ha chiesto? Sì. Hai detto no? Ho detto sì. E perché hai detto sì? Io non è che sono geloso, ma non si fa. No, sei geloso. Ma il bacio è pericoloso. Che bacio? Bacio? Labbra guancia? Labbra? No, labbra. Guancia labbra? Labbra. Quindi bocca e bocca? Bocca e bocca. Parola, bocca chiusa. No, bocca aperta. Aperta bocca! E beh, si acchiappa a chi la calavata l'obbligo del mascherino, mette in mano, poi viene in mano quello quando è per... Un bacio in mano, la bocca aperta di questi tempi. Ma non fai. Quanti anni? Quanti anni ha? C'ha 30 anni. Non vecchia, 30 anni ti sei baciato in bocca. Come si chiama? Si chiama Eskil. No, il cane, lui mi deve dire come si chiama. Lui, papà, lui si chiama Eskil. Come un cane, perché? Ma perché come un cane? È norvegese. Ma non dire stupidaggi, sì. No, norvegese a Napoli, ma non esiste un norvegese fuori dalla Norvegia. Ma come? Esistono i norvegesi, ma solo in Norvegia. Sono 7-8 l'ora, non li fanno uscire, sino si estinguono i norvegesi, non è possibile. Un norvegese a Napoli, quello in Norvegia vivono a 70-80 gradi sotto zero. A Napoli si squaglia un norvegese, non è possibile. Ma quando no? Siamo stupidaggi, ma non papà. Non esiste un norvegese. Vieni dalla Norvegia a Napoli. Vieni dalla Norvegia a Napoli. Sai dove sta la Norvegia? Lontanissima. E lontani, nessuno c'è mai arrivata. Quanti anni ha? 30 anni. Sarà partita che aveva 3 anni dalla Norvegia, ma arriva a 40 anni. È lontanissima. Te l'ho detto, sono 7-8 norvegesi in tutto. Vivono a 300-400 km di distanza uno dall'altro. Non si conosce, io conosco un solo norvegese, Munk, quello che ha fatto quadro, l'urlo, sai perché strillava? No. Cercava chi là di sei, a dove sta? Capito qual è? Cercava la caparaglio, Maurone. La caparaglio. Sei geloso. Aveva finito l'aglio, cercava l'aglio, a 300-400 km vicino di casa, dove lo trovava? Tu dici, un norvegese così, che ti mangi con norvegese? Il salmone? Il salmone. Mangiano solo salmone. Ah. Mangia un salmone, si piazza sullo stomaco tutto il giorno, a me non lo so, a me, ma è normale che risale, quella tutta la vita, nuota controcorrente, povera bestia. Tu ti baci in bocca un norvegese così, vuoi controllare prima? Ma perlomeno hai scadenza. Ma non lo salmone, non norvegese. Che cosa sappiamo di lui? Papà, lui lavora. Sicuro? Cioè, chi sta a 30 anni già lavora.
È una piaga sociale in Norvegia, il lavoro minorile è una piaga sociale. Che cosa... che lavoro fa? Fa l'influencer. Se l'ha fatto vaccino almeno per l'australiana, papà. No, papà, vieni qua, vieni qua, non ti devi arrabbiare, mi chiamava amici, no. Venga, venga, venga presto a me. Ma questa è di mia figlia. Oh, signora Pascandolo, è mio. Ah, scusi. È tuo, Federica. Grazie. Federica, ma vuoi venire stasera alla festa? No, signora, come faccio? Però mi puoi fare un piacere? Certo. Vuoi chiedere a Eskil? Ah, ma lo conoscete? Come no, il norvegese, come? Ah. Se mi procura un trancio di salmone più o meno così, guarda. Ma no, signor, pure voi questo salmone. Non ce l'ha Eskil il salmone, non ce l'ha. È un norvegese senza salmone. Ma che fai? Ti sei seduto? Scusa signora, scusa, io guardo Panorama, lì Pozzuoli, casa mia. Casa tua a Pozzuoli? No, dopo Pozzuoli, casa dopo mia. Vabbè, senti, non mi ricordo come ti chiami. Ieia? Ieia, allora Ieia. No, no Ieia. No Ieia. Azzocca Ieia. No Ieia, Azzocca Ieia. No, Liebe Ieia. Liebe Ieia. Azzocca. Azzocca Ieia. No, Liebe Ieia. Azzocca. Azzocca Ieia. Ah. Allora, Azzocca Ieia, pensiamo... alla distribuzione dei tavoli, sì, vedi che è arrivato il furgoncino, sì, ci sono 20 tavoli, li prendi e li porti su e li distribuisci sulla terrazza. 20 tavoli, signora, a portare io solo? Una alla volta li porti su. Ho capito, ma sai, sceno palazzo, ma viene una cosa, signora, Allora, mi raccomando, il tavolo dell'assessore Cardellino, vedi come te lo dico, deve stare qui, al centro della terrazza, che lo vedono tutti. E se picchione caca? Il picchione? Picchione! Cru, 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 cru. Ah, picchione. Il piccione! È proprio qua, devi cacare. Tu metti il cardellino e il picchione caca, signora. Ah, capito. Meglio mangia dentro. No, 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 che dentro. Per signora, carica. Meglio mangia no, dentro. Signore. Picchione non caca. No, sai che facciamo? Ci mettiamo un ombrellone. Va bene. Uno solo sul tavolo dell'assessore Cardellino. Lo devi andare a prendere, però. Allora, vai giù in garage. Sta sulla mensola in alto. Ti serve uno scaletto. Sai dove possiamo trovare uno scaletto? Dico, lo faccio. Ma che fai? Parli napoletano? No, signora, io non parlo napoletano. No, no, tu adesso hai detto ik ne sach. Scaletto, in indiano. Scaletto in indiano si dice ik ne sach. Sì? Sì, signora. Ma veramente? Ik ne sach significa scaletto in indiano. Sì, stasera lo dico alle mie amiche. No, non dire amica, signora, non dire amica. Che chic, tengo il domestico indiano. Sì, ma quale indiano? I sunghi pazzi. I faccio l'indiano per faticare. Un po' di trucco, un po' che solo un faccio capire che stai questo. Ma pigliate per fa cina, ma pigliate, sì. L'indiano è fa cina, mica è fa cina. A so che ieie! Arrivo signora, mannaggia, cani cancilla, mannaggia. Ma ci fatto faccina, ma ci fatto tambeuno, e muora pumbrullo. Vieni, vieni. Toni, ti ho fatto passare per la scala esterna perché in casa c'è una confusione incredibile. La festa di mia figlia stasera per i 18 anni, mia moglie mi sta facendo diventare pazzo. Mi ha fatto spendere un sacco di soldi. Faremo sta festa mega galattica. Guarda che ci sta. Signor Edoardo, buon pomeriggio, come andiamo? Abbiamo fatto due passi per la nostra Napoli. Sì, sì, sempre un presepe vista dall'alto di questa terrazza. Lui, Toni. Il secondino del palazzo. Di qua, sì. Sì, sarebbe il vice del portiere, sì, sì. Insomma, brava ragazza, passata. Papà, sì, sì, scusami. La festeggiata. Mi hai fatto la ricarica. A proposito della ricarica. No, a te. A te. Senti, mi hai preso i biglietti di LDA. No, a proposito no, delle biglietti. No, a te. A te. Mi hai fatto l'abbonamento Netflix. No, a te. A te. Ti sta facendo? Comprami lo smartphone nuovo, va boh? No, a te. A te! Io mi voglio uccidere, no a te, a me! Mamma Rogarma! Uno rientra a casa! Un abbraccio al papà! E questo è complimenti per la figlia! Sei sarcastico! Già, ma addirittura fantastico! Ma quale fantato? Sarcastico! Ah, no, no, io so mangiare! A te ti devono mangiare i cani perché sei di un'ignoranza allucinante! Fantastico! Gennaro, hai comprato le olive? No! Le ritirate? No, dovevo pigliarle io! Sì, ti ho chiesto la cortesia stamattina di comprare le olive! Mamma che agitazione, vabbè, muovate, quante ne devo andare? Sì. Allora, 15 kg di bianche, 15 kg di nere.
dire 10 kg di ascolane. Le taniche me le porto da qua o me le porto dal salone? Quale taniche? Ma che mamma fa? L'olio con 50 kg di olive. No, io fare... non ho tempo di fare l'olio. Ma che facciamo l'olio normalmente? Ma mamma ha pagato per un produttore. Mi fai un po' di caffè, senti, per favore? Te lo fai perché fare? Ha chiuso il bar di Ciro. Va bene, te lo fa Carmelina. Io ho tanto da fare. Tanto da fare. Stasera per la festa. Esatto. Lo fai così bene, sì, tu. Tony, una cortesia. Sì. Sai dove possiamo trovare uno scaletto? Ehi, che ne sai? E come mai parli indiano? Io? Perì, Carmelo dove sta? Non c'è sta fuori al balcone. Senti, Gennaro, ma come mai parla indiano lui? Lui chi? Tony. Indiano? Non sa parlare italiano, parla indiano. No, adesso ha parlato indiano. Ma voglia bene, hai bevuto il limoncello pure stamattina. Pure oggi pomeriggio, di la verità. Due dita mattina, due dita prima di pranzo, due dita dopo pranzo, due dita prima di cena, fa male. È liquore, non è succo di frutta. È limone. Ma qual limone? Tu fai il limoncello con una scorza di limone piccola così in 5 litri di alcol puro. Quello quale così limone? Si fa. Fammi su caffè. Comunque fammi... io non sono scema. Non fare queste affermazioni affrettate a quest'ora, te voglio bene. Gennaro, proprio adesso lui ha detto scaletto in indiano. Ma che ne sa? Come si dice scaletto in indiano? Io che ne sai? Hai visto cosa? Hai visto? Ma perché? Ma no, ma scusate, non vuoi? Fammi capire, No, perché volessi sapere. Ma scusa, tu lo sai come si dice scaletto in indiano? Io che ne sai? E allora perché ne sai zitto? Mamma capire. Quello è difficile. Mamma mia, che pretesa. Gennaro! Mamma mia. Gennaro, ho una sorpresa per te. Voglio il caffè, dai, ma stanno non cerchi alla teta, ma sta sorpresa. A zoccaglieie! Che è Tarzan? A zoccaglieie! Sì, signora! Ma voglia? Ma a me che mi gira la capo, visto che si muove. Che capito chi è? Sai chi è? Probabilmente è l'animatore della festa, il mago. No, ma che mago? Non è mago Cobra? Ma quale animatore? È il nostro domestico indiano. Nostro di chi? Mio e tuo. Io ce l'ho la domestica, Carmelina. No, l'ho assunto io stamattina. Non mi serve. No, è chic. Ma figura dei cafuni. Come si chiama? Azzocca Gheghe. Scusi, come si chiama? Azzocca. Azzocca, chi è Azzocca? No, ha detto il nome. Ah, scusi, Azzocca. Iei Azzocca. Ah, scusi, iei Azzocca. No, lievi iei. Lievi iei. Azzocca iei. Azzocca iei. No, lievi iei. Lievi iei. Azzocca. Azzocca. No, lievi iei. Metti la mano, Azzocca. Facciamo così che meglio, dai. Forse così ci capiamo, vero? Senta, signora Azzocca, iei, levo ma. Possiamo fare una macchinetta? Fammi parlare a me, quello è straniero, tu non ti fai capire. Attenzione, fare caffè a mio marito. Ha messo l'antifurto, abbia pazienza. Lei conosce la moca per il caffè? Ah, moca faccio caffè? No, faccio la caffè, no, non moca. No, non ho detto moca, tutta attaccata. Non moca. Moca. La moca. Molla faccio. La moca. Non moca. Ma fa moca là. Sì. Esatto, va bene, la moca là. Io piglio macchinetta, svito macchinetta, piglio acqua, metto dentro, piglio filtro. Quando metti il caffè nel filtro, sì, attenzione, non lo faccia bruciare, non pigi. No, appiccia, se no non esce. No, non ho detto non appicci, ho detto non pigi. Non picci, non parte. George Clooney, non... No, ho capito. Ecco, non pressi. Ah, no, prezzo, facci chiaro e chiaro. Bravo. Buonasera, Pancia. Ma non capisce proprio. No, perché? Ma figurati dei caffoni che si prendono il domestico. Figuratevi che caffè che fa quella indiana, mica sa fare il caffè. No, te voglio bene, non famo che c'è, che quella è la moca internazionale, la miscela è napoletana, basta metterlo dei mobili, siccome è indiano non sa fare il caffè. Il caffè a Napoli si fa con le 3C famose, chi sto fa mica che conosci. Non capisci niente, le 3C quelle è il caffè del bar. Bravo. Tu non sai nemmeno che vuol dire le 3C. Come quando piove. Le 3C. Le 3C del caffè, le come 3C. Quando piove, no? E adesso stanno le C. Io ne sento una. In come quando abbiamo sento una C. Che come? Poi sento a quando. Che quando? A che quando? E piove? Piove. A Napoli chi piove? Ma te, Aletana, voglio... Non parlare più con me. A me questa storia... A me la storia delle 3C
sul caffè del bar, mi sembra folklore per il turista, per compiacere il turista, ma fa sempre fare, per far divertire il turista. Sapete che vuol dire le 3C, no? A Napoli qui lo sappiamo, ma chi ci segue da casa che non è napoletano, le 3C significa, devo dire una cattiva parola, scusate, com cazzo coce, nel senso che deve scottare. Io sono d'accordo che la tazza deve essere calda, altrimenti il caffè si raffredda, e se il caffè si raffredda la parte grassa si stacca dal resto della miscela e ti lascia un cattivo sapore in bocca, un po' di liquirizia, di gomma bruciata, però deve essere caldo. A Napoli a volte qualche barista esagera, mette la tazzina sul bancone che è piombo fuso. A volte, se tu ti scordi che stai a Napoli, metti le dita vicino al manico della tazza, si attacca la pelle di polpa, strella, poi si sente la puzza e bruciata, è la cosa più fastidiosa un barista che si diverte quando tu fai zumbata, tazzina, che rida fa? Deve essere calda. Ma detto questo, come mai si identifica la tazzina di caffè con la cultura napoletana? È vero, ad Azzulello e Caffè siamo famosi per la tazza di caffè. L'abbiamo inventato noi il caffè del bar? Io non lo so. Per esempio ho bevuto un caffè squisito a Palermo. In Calabria c'è una grande tradizione, tuttavia si ritiene, soprattutto noi napoletani, che il caffè sia una nostra proprio, sia quasi di un'invenzione nostra. Per saperne di più sono andato a curiosare sull'enciclopedia Treccani, parliamo dell'enciclopedia, l'Olimpo del sapere, l'enciclopedia Treccani, tenete presente, io me la sono proprio comprata, quella cartacea, 4 anni fa sto ancora pagando le rate, è talmente grande che ho dovuto comprare un'altra libreria per ci mettere la Treccani dentro, quindi vado a cercare la parola caffè e cerco di capire come mai il caffè a Napoli è così importante. 5 pagine di spiegazione sull'Olimpo del sapere, la Treccani, che sto ancora pagando le rate dopo 4 anni, ho cambiato tra la libreria. Sotto la parola caffè Napoli in 5 pagine non c'è sta mai. Cioè parla di tutto, si parla di Colombia, di Argentina, di Algeria, di Trieste, e non si parla di Napoli. Sotto la dicitura caffè tu sei la Treccani. Io sto ancora pagando il rato dopo 4 anni, ma ci ha cattato una libreria. Tu non metti Napoli sotto il caffè, tu sei a Treccani. Io te levo un cane, te ne lascio, lui te ne lascio. Ma stiamo scherzando. Per noi napoletani, il caffè, le 3C ce le ha, e come, ma sono le 3C di condivisione, di cultura, di calore umano. Non quelle 3C là. Per noi napoletani il caffè, sapete che cos'è? Me l'ha spiegato una volta un barista in un piccolo bar di Pozzuoli. C'era questo barista che era una specie di energumeno, il classico maschio alfa, proprio l'uomo che non dice nemmeno buongiorno e buonasera per non sembrare troppo fragile, troppo educato. Grugniva, non parlava, però mi fece un caffè strepitoso. Gli feci i complimenti e lui mi disse: «O sai perché è saporito? Lo sai perché è buono?» È la seconda parte della frase che mi colpì moltissimo, perché è fatto con amore. La parola amore in bocca a quell'uomo non ci azzeccava niente. E invece no, mi sbagliavo io, nel mio razzismo piccolo borghese lo avevo giudicato male solo per l'aspetto fisico, invece quell'uomo mi aveva dato una sonora lezione, mi aveva insegnato che cos'è la felicità per un buon napoletano, una tazzulella e caffè, ma fatta con amore. Questo è il caffè. Altro che... Avete visto? Che vi avevo detto? L'indiano il caffè non lo sa fare proprio. Ma lascia giudicare me, no, dammi la tazza di caffè. L'ho fatto io. Mi immagino che hai combinato. Perché non l'hai portato? Perché fa schifo? No, perché è scoppiata la macchinetta. Hai visto? Perché hai spinto la miscela. Mi dispiace, non c'è nada. Mi dispiace? Don Giornale. Non devi dire, te l'ho detto già, il don davanti al nome si usa negli ambienti di malaffare e poi mi fa sentire vecchio. Questo don davanti al nome è una cosa antica, si usava agli inizi del secolo scorso. E quanti anni c'avete? 9,50. Non mi hai riconosciuto, sono Noè, ho costruito l'arca. Ma se viene l'alluvione a te ti faccio affugare sicuro, mamma mia. No, ma sei di un'ignoranza allucinante, ma che scuola hai fatto? Che scuola? Dico, che scuola hai fatto? No, ho fatto il bidello all'Augusto Righi. No, la scuola hai fatto, scuola media. No, niente. L'elementare? No, niente proprio. No, scuola dell'obbligo, nel senso che ti hanno obbligato a non andare a scuola. No, vi volevo chiedere un aiuto. Ecco, no, non tengo soldi, guarda, mia moglie mi ha fatto spendere tutto, ti prego, non chiedermi soldi. Vi volevo chiedere una mano, quali soldi? A mandare a Franco il portiere in pensione, voi mi potete aiutare. Che faccio il dirigente dell'INPS, che ne so, come faccio a mandare in però pensione? Però adesso ci stanno le elezioni, no? Beh. Alle prossime elezioni, vota Tony. No, non ci credo. Sì, sì. Ti presenti alle elezioni, sì. Ma io credevo che la politica avesse toccato il fondo, ma con te scavammi e fugnatura proprio, ma quale partito ti candida? No, quale partito? Io parlo delle elezioni che si fanno qua nel palazzo per il portierato. Si fanno le primarie per il portierato? Esatto. Quindi
Quindi farete i dibattiti tu e Franco. Sì. Ma ta chiamma, mamma mia! Madonna che bello! Mi immagino. Senza offese, aspiro a un voto unanime. Beh, questo ti fa onore, bravo, bravo. Grazie. Essere orgogliosi anche per un solo voto è segno di umiltà e di modestia, bravo. No, come un solo contento, voto. Contento, no? Ma un solo voto sono pure contento. Tu hai detto un solo voto unanime. No, è quando ti votano tutti quanti, così si dice. Come si dice? Si dice voto unanime. Unanime. Quindi il Parlamento vota all'unanimità. Così va. Unanime, no unanime. Unanime quando uno dice unanime. È un'esclamazione. Unanime, unanime. No unanime, tante anime. E chi te viva? Vabbè, allora, come si dice? Ma si tu dice? Lo sai che somigli in maniera impressionante all'infermiere che ha riportato stamattina a casa il professor Camaldo? Ma quella che fa l'infermiera? Lo conosci? Oh, quello è mio fratello! Ma non è possibile! Ma che coincidenza, ma siete identici! Per forza, siamo gemelle, però! Omozigoti? No, maschi, tutti e due! Questa ve la da segnare, omozigoti, no maschi, è bellissima! Bella! Ma tuo fratello è il livello tuo, intellettuale? Vabbè, siamo gemelle! Certo, fatemi il cervello a testa, evidentemente, giustamente! Siamo gemelle proprio, ci abbiamo 2 anni di differenza. Oh, scrivete pure qua! Giù, addosso! No! Teresa, portami un foglio che me ne devo scrivere! Gemelle, 2 anni di differenza! 2 anni di differenza! Ma tu lo devi raccontare al mondo tutto questo! Ti devono mettere nel Guinness dei primi, gemelle, 2 anni di differenza! Sì, lui... E chi è rimasto in da panza mentre chi l'ha cresciuto? Io stavo nella pancia perché lui è nato 2 anni. Ma 2 anni? Ma no, quindi tua mamma andava in giro con tuo fratello gemello. A 2 anni lo portavo con il cordone umbilicale attaccato a mamma. Allora vai, non tirare. Che quello vai? Stavo dentro. Quello giustamente, il ginecologo quando ha visto prima, ha detto, signore, secondo se ne parla proprio. Mannaggia, non ci posso credere. Ma sei il numero uno, No, e tu vorresti fare il portiere? Il voto me l'ho dato, così faccio anima. Ma poi scusami, per quale motivo Franco dovrebbe andare in pensione visto che non ha compiuto ancora 60 anni? Vabbè, ma allora la vostra amicizia che me la sto facendo a fare? Cioè? Ma chi tu conosci? Ma come ti permetti? No, io non conosco. A parte fate, mi stai dichiarando in faccia che mi saresti amico per interesse. Io sì. Lo dici lui. L'amicizia è disinteressata. No, a me mi interessa la vostra amicizia. E a me la tua non interessa affatto. Non dite così, ma a noi ci unisce la passione per i colori azzurri. Io rimane, non voglio sapere niente. Scusate se ci seguite. Mamma mia, scusate, qua. Può darsi che ci seguono anche da Milano, non posso parlare troppo, però rimane tra l'uomo mascherato. Osimen, con Quarascheli e l'ha da sinistra. Che ci metti, Napolitano o Allozzani? Chi è? Tutte e tre. Quei tre fanno una coppiata esagerata. No. A me piacciono tutti e tre. E pure a me, tutti e tre, bro. No, perché tu hai detto la cosa. Fanno una coppiata esagerata, no? No, ci sono tre, come fanno la coppiata? Tre. Fanno terzetta, la coppiata, come fanno? Tre. Che se l'ha accoppiato, va, tre, va, si mette uno sopra l'altro, spondono ride, vedi, tre e due. Ah, su 5 loro. Gli dice cazzo a lui. Gennaro, io mi sento troppo eccitato, troppo emozionato. Ma questa festa, ma che devi andare in bagno, che c'è? Ah no, perché avete fatto. Sei emozionato. Ma tu non sei emozionato. Beh, insomma, è una festa, dai. No. Non è una festa? Sì, è una festa. E perché ci No, è un momento importante. Nostra figlia entra in società. Ah sì? E con chi si mette in società? Ma chi si mette in società? Entra in società. Con chi? Con Don Ferdinando, pozzaiolo all'angolo. Fanno al 50%, mia figlia in basta, Don Ferdinando in forno. Mannaggia la miseria. Oh, vero? E io non sapevo niente. No, ti voglio bene. Niente, fammi la cortesia, pure tu. Due contro uno, no. Mamma mia, non la faccio più.
Sono proprio preso tra due fuochi. Ma che fa una bella pizza, un Ferdinando? Ma quella pizza? Non entra in società. Entrare in società significa entrare a far parte della collettività. Tu non vuoi capire, tu non vuoi capire, perché tu non ti sei mai integrato nel tessuto sociale di questa città. Ed è quello che manca oggi a Napoli, quella tessitura sociale che ne faceva un'isola felice. Capri, è bello. No, procede ancora meglio. Perché parlo con te? Perché parlo con te? Gennaro, dai, mi dai un consiglio. Quale mi metto? Mi metto il nero, mi metto l'albicocca. Ma io direi l'albicocca, è una festa di ragazzi, un colore più vivace. Che devi fare col nero? Ho sbagliato la risposta, giusto? Devo dire il nero. Ma allora tu perché mi porti l'alternativa? Se tu già hai deciso di mettere il nero, come ho domanda a fare? Tanti sbagli sempre. C'è una che vuole, non dico che ho fagiolo, non dico che fai fagiolo. E no. Non ci prendi mai. Perché non va bene l'albicocca? No. Perché non fa bene? Sai che è, Genna, che l'albicocca mi fa un po' il culo grosso. No, è mica l'albicocca. Scostumato che non sia altro. Chiedi scusa a mia moglie. Signore, chiedo scusa. Volevo dire, non è l'albicocca, non... ma è il vostro ricordo. Non è l'albicocca, ma fai ricera. Così, non è l'albicocca, voglio dire, ma amore, sei tu che sei fatta proprio. Ma fatta che bene, cosa? Mettiti il nero che ti sfina, ti voglio bene a te. Pensa a innamorata tu, ce l'hai la fidanzata? Sto aspettando una risposta. Due euro allo scatto, vai, vai. Vediamo. Capone scostumato. Scusa, ma fai sbagliare pure a me a parlare. Vabbè, non pensiamo a lui, pensiamo a noi, Genna. Vai da nostra figlia e strillala. Strillala. Ah, strillala. Cioè rimproverala. Sì, rimprover. Perché che ha fatto? Dice troppe parolacce. Lo so, tesoro, ma negli ultimi mesi è diventata così. Secondo me frequenta nuove comitive, ragazzi e ragazze un po' più sboccate, e lei fa buffoncella e ripete. Brava, andiamo ragione, a rimproverare. Hai ragione, devi indagare. Su chi frequenta? Sì. E glielo vado a chiedere. Tu sei il padre. Ah, ma devo rispondere io. No. È una domanda. Tu sei il padre, no? Sì. No. Ehi. Ma che lei? No, sì, sì o no? Facci i miei vestiti. Oh, sono o non sono il padre? Va a finire che scopre boh che ha fatto 18 anni che non sono il padre. Con tutto l'olivo che mi hai fatto accattare, sono comando il padre. Sono o non sono il padre? Certo che sei il padre. Ma allora no. Tu sei il padre? Sono? Sì, sei il padre e allora devi indagare su chi frequenta. E adesso vado a chiedere. Perché non è possibile, prima stavo a telefono con quella stronza dell'amica mia e lei diceva solo parolacce. Ho svolto le indagini, ho scoperto il problema. Già hai scoperto? Niente di meno, ma tu ti esprimi in questo modo, tu sei la mamma, sei un modello per lei. Devi stare attenta. Adesso c'hai ragione. Ti emula. Però, sai, Gena, io oggi non lo so che mi ha preso, mi sento tutta eccitata. Non dice queste parole, ma io gli offri di vuole, andiamo. Senti, Gena, ma prima che arrivano gli ospiti, te la voglio far vedere, la vuoi vedere? Quanto tempo fa hai bevuto il limoncello? Tre ore fa. Ma la vuoi far vedere? Sulla terrazza? Che c'è di male? Io non la vedo in camera da letto, non so da quanto tempo, ma la già avrei fatta la terrazza. Ci affaccia qualcuno da un palazzo di fronte. Ci fa una fotografia, ci pubblica su Instagram, coppia di anziani conici scoperti a copulare sul terrazzo di casa. Che figura faccio? Perché sono anziana io. Ho sbagliato la didascalia. Anziano conice scoperto a punzecchiare la mogliettina dai denti di latte sul terrazzo di casa. Vedi così. Ma no, io sto parlando della bomboniera. Bomboniera? Complimenti per l'autostima. Quindi fammi capire, se tu mi fai vedere la bomboniera, io poi a già cacciare le cuffiette, giusto? Non credo di essere all'altezza. Non credo di essere. No. Ah, Gennaro, tu hai il chiodo fisso. No, me l'hai schiodata da parecchio. Tu pensi sempre alla stessa cosa. E che posso fare? Posso solo pensare. Ah sì? Perché? Che vuoi dire? Che noi non facciamo pratica? No, noi non facciamo manca la teoria. Mi sono scordato come si fa. Ma che coraggio, se l'abbiamo fatto di recente. Tu e chi? Io e te. Contro... Ti sei dimenticato? No, certo, mi sono dimenticato. Quando guarda, è di recente? È stato 9 mesi fa. Ma di recente 9 mesi fa. Me lo ricordo benissimo che hai messo il veto come una pazza. Ma toccato, ma toccato. Per forza. Io mi sono rifatta il seno. E quindi? Quello si sciupa. Visto che l'ho pagato io, mi fai vedere almeno com'è venuto, per favore?
Gennaro, sto parlando della bomboniera di Viviana, nostra figlia. Ma la conosco benissimo, la fontanella, quella là di porcellana di Capodimonte. Sì, però ti voglio far vedere quella che ho preparato all'assessore Cardellino. Cioè, bomboniera diversa dagli altri ospiti. È un po' diversa. Hai sbagliato. No, a parte il fatto che l'assessore Cardellino mi è antipatico, perché il padre di Alberto è quel ragazzo, è capriccioso, viziato, non mi piace, fa la corte a nostra figlia. No, 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 non le fa più la corte. Meno male. Si sono proprio fidanzati. Ma cioè, come dice, quando? Un mese fa. Io lo vengo a sapere solo adesso, non sono d'accordo con questo fidanzamento e soprattutto non sono d'accordo con queste preferenze, perché hai fatto la bomboniera diversa dagli altri ospiti, che figura facciamo? È importante l'assessore. Hai sbagliato, gli altri ospiti si offendono. No, tu non gliela devi far vedere agli altri ospiti, gliela devi dare di nascosto. Ma la mia età non mette a fare queste cose. Come faccio? Gennaro, senti a me, tu nascondi la bomboniera dietro al mobiletto dell'ingresso. Quando se ne va l'assessore, arrivederci assessore, questa è la bomboniera. Ma te pare normale, una fine, vabbè, fammi avere con me sta bomboniera. A Soccaglieie! Non chiama Tarzani. A Soccaglieie! Portare bomboniera di assessore Cardellino. Come mai? Ma chi è Carmelino? Sarà Carmelino. Carmelino mi suona una voce da uomo. Cos'è? Cos'è sta roba? Cos'è questa roba? È un centro tavola. È a tavola di Polifemo, ma cos'è sta roba? Ma come che cos'è? È la bomboniera dell'assessore Cardellino. Questa? Questa. Di nascosto viene dal mobiletto dell'ingresso. Ma come se la porto con la gru, con tutte queste pietre dentro qua? Ma quali pietre? Sono i confetti. Ma sono confetti. Sono uova di dinosauro, sono. Abbia pazienza, signor Zoriak. Me la può portare dentro? Che co, fanno male i ruini, fanno male. Vivine, chi è? Chiedi. Chiedi. Tu non apprezzi niente di quello che faccio. No, io. Ma tu sei non pazza. Non mi parlare proprio stasera, ma io penso, perché siamo litigati. Mi stento a credere che sia vero quello che mi fa... No, signor Edoardo, ma per carità, ma che mettiamo in terrazza? No, ma che abuso edilizio. Diglielo, no. È una bizzarria di mia moglie. È una pizzeria della moglie. Vivi! 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 Ma che sei a casa tua? Chi sei? Il padrone di casa? Arriva, non saluta. Questo è il figlio dell'assessore Cardellino. Ah. Alberto. Bebè. Bebè degli amici. Bebè. Sì. Ma quanti anni ha? 32. E ti fai chiamare Bebè a 32 anni? Sì. Ma che porti ancora il biberò? No, no, no. In un mozzo che c'ho il biberò. Un mozzo che c'ho? No. Ma perché fino a che età hai giocato il biberò? Fino a 15 anni. Oddio. No. Mamma mia, un biberone fino a... O stai lontano da mia figlia. Hai capito? Non ti permettere di pensare nemmeno lontanamente che sei fidanzata di mia figlia. E quando entri in una casa, saluta. Ma perché non gli ho salutato? No. Mannaggia tutti quanti, mannaggia. Veramente non vi ho salutato. Ma come stai pigliando in giro? No, mi dovete scusare. Io non vi ho salutato perché stavo sopra pensiero. Tu sotto c'hai un pensiero, non credo. E questa la so. Sì, sì, questo è Tiziano Ferro. Questo fa sotto, giù, c'è un pensiero. Giù! Cioè, tu hai capito? Chi sono quelli che giù! C'è un pensiero! Giù! Bebe! Vivi! Bebe! Vivi! Bebe! Orega! Rosta! Stabba! E beh! Di me! Ua! Secondo me! Assa! Non va! Che fa? Perché? Papà! Che fa? Parla! E già! Nomo! E qua! Chiutta! Mannaggia! E chia! E biccar! Gnorno! Comma! Dedo! Uffa! Cibru! Tuvo! Gnove! Cattino! Vivi! Bebe! Vivi! È fortissimo il tuo vecchio, Vecchio a chi? Vecchio a chi? Vuoi fare una bella corsa? Vediamo a chi va più veloce? Eh no, quello è un Cardellino, arriva prima. Dai. Perché non innaffi? Dai, forza su, si scherzava. Batti 5, dai. Se non batti in bocca ti faccio cadere i denti. Hai capito? Perché sei qui a quest'ora? È troppo presto. Sì, la festa è fra tre ore. Torna a casa. No, lo so, lo so. Allora, io mi sono anticipato perché ho portato il regalo. A mia figlia? Sì. A quest'ora? Sì, sì, sì. Vabbè, dai, regala a mia figlia e poi te ne torni a casa tu. No, il regalo l'ho portato, ma non l'ho portato sopra perché è pesante. Ah, pesa? Sì. Ma mai come quello che riceverà tuo padre. Ah, sì. Da preoccupare, digli di venire col furgone. Ah, sì, sì.
Sì. Il tuo come mai è pesante? Come mai? Quelli sono 100 cavalli. Ah, sì, e io ci faccio mettere in ascensore a chi si ma perché secondo te ha buttato a mandri e cavallo che è un cowboy, chi è? John Wayne, chi sono? Giovanniel. John Wayne, qua Giovanniel. Che sono sti 100 cavalli, spiega. Allora sono 100 cavalli, stanno dentro al cuofono. Al cuofono? Se l'Accademia della Crusca, signore, queste cadete. Quindi al cuofano si dice il motore, parliamo sì. Di un motore di che cosa? Di una macchina. Quale? A 500. Ma mica la 500 vera, proprio la 500 intera, sana. Sì, sì. E chi se la regalava? A pizza! Ma sì. È tutto scemo, bro! Ehi! Ti faccio mangiare i gonfi, e te e tuo padre ti faccio mangiare, capito? Tutto scemo a me, ma siete chi parla? A me, cioè. Cosa voglio dire, intera, intendevo dire, non un modellino, no, un'automobile, no. Auto, è vera? Vera. Ma nuova? Nuova, no. A 500? A 500. Nuova? Nuovissima. E quanto costa? Poco, 16.500 euro. E ti pare poco 16.500 euro? Perché? Quante rate hai dovuto fare? No, quale rate? 16.500 euro una coppa? Non puoi scostumare da casa mia, capito? C'è gente che si deve spezzare la schiena per guadagnare quei soldi. Non venire qui a fare lo sbruffone, una coppa, no. Tu che cosa hai fatto per guadagnarti questi soldi? Mi sono spezzato la schiena. Cioè che hai fatto? L'ho chiesto a papà. Ma va te. Ha sbagliato tuo padre a darti quei soldi? No, non ha sbagliato. Glieli ha dati 16.500 euro. Tu a me che mi dai? Se non stai zitta, 16.500... Basta, per piacere, basta. Non litigate, va bene? Già mi fa male la testa. Papà, guardate... Come mi hai chiamato? Papà. Chiamami un'altra volta, papà. Faccia finta che ce l'hai, ti taglia la capa. Papà. E non lo chiami, papà. E ci mancava! Mamma lo guarda, mamma mia, che immagine terrificante. Dove vai? Dove vai? Vieni qua. Non ti ho dato ancora il permesso di uscire. Papà, no, aspetta qua. Tu non puoi guidare, lo sai? Che non hai la patente, lo sai che non hai la patente? Papà, sì, una ragazza di 18 anni non ha la patente, è stata pure bocciata a scuola. A 500 ci regala, sì? Tutto dobbiamo dire. Non voglio guidare. Devo controllare se mi ha fatto mettere tutti gli optional. Ma smettila di fare la viziata, cafone, tutti gli optional. No, inglese. Che da basta, hai 500 nuovo, no? No. Pure gli optional, se vuoi. Se non me li ha messi, io lo lascio. Ma se quello ti sente e ti lascia, fa bene. No, non vi preoccupate, ho sentito tutto. E mi dispiace. Ho sentito tutto, ma non sono offeso. Ma sei offeso, vedi? Ti ho fatti mettere tutti quanti gli optional. E non sei fesso! No, capito? Chi sta in uscianziata? Bravissimo, sì, diciamoci la verità. Mi sono sprecati in Italia. È la prima cosa buona che ti sento dire da quando ti conosco. No, io me ne devo andare. Bravo, dall'Italia, ma proprio te ne devi andare. Sì, me ne vado, sai, vedi che faccio? Faccio la fuga del cervello. No, a te più che altro è l'inseguimento, primo col chiappo. Via, mamma mia. Cioè, voi non vi amate. Eh? Voi, no, non vi amate. È perché il vostro... Voi non vi amate, il vostro è un dot des. Tu dici di amarlo solo perché ti ha regalato un'automobile, una 500. E per quale altro motivo lo dovrei amare? Mamma mia. Voglio, ti voglio dare un consiglio. Sì. Salva Davide, lasciala. No. Ehi, io conosco la mamma. Kest è peggio. Sei forte, papà. Ma vediate, Gianni Morandi, uno su mille ce la fa, ma non sei tu. Ma che speranze abbiamo? Che speranze abbiamo nelle future generazioni? Ma ti rendi conto? Cioè, questi si scambiano il regalo per. Si comprano l'amore, questo non mi piace. Io, per esempio, a mia figlia, per farle capire che cos'è lo spirito di sacrificio, sai cosa regalo stasera? Il passaggio di proprietà della mia automobile, quella usata, c'ha 19 anni, la mia Taunus Verde. È bellissima. È una Euro 4, così se piglia la patente, si impara a guidare e poi si comprerà la sua macchina in futuro. Che te, 320.000 km? No, non sai niente, l'ho portata dal meccanico, ha girato a Vitarella. L'ha portata a 32.000. Come nuova? Perciò andava meglio. Vabbè, no, quelle fittizie, è un trucco. No, io però sono arrivato fino a Formia, comunque non si è fermata, camminava. Non ho capito. Non ho capito. Dico, sono arrivato fino a Formia con la macchina vostra. Tu sei andato a Formia con la mia macchina? Sì. E perché? Chi ti ha dato il permesso? Voi, Gesù. Di andare a Formia con la mia macchina. E voi me l'avete E perché detto? Ti avrei dovuto dare il permesso di andare a Formia? Guardate, ma avete detto portami la macchina in garage. In garage? Via Formia. A via Formia! A via Formia! Non scusa, io avevo capito, vai via Formia! E quindi che fai? E io ho fatto Formia, Caidis, per lungo, Idri. E l'hai trovato in garage? No! E come mai, secondo te? Io tengo la casa a Napoli, ma faccio garage a Formia, ma fa! Da giù! Arrivederci da giù!
Infatti dicevi, dico, ma come se ne torna un Gennaro a Napoli? Quelli si è fatto pure la domanda, da Formia a Napoli come torna? A piedi, no, mi rimetto in macchina e torno a Napoli. Arrivo sotto casa, cerco posto, non lo trovo e mo da mai tengo il garage e vado a Formia un'altra volta. Arrivo a Formia e mo come torna? A piedi, no, mi rimetto in macchina e faccio questo tutta la notte. E non ti conviene a trovare una casarella vicino al garage? Ti metti il manicone, capito? Ma basta, mi stai facendo il nervosino. Per carità. Non mi fai il nervosino. Lo stai mettendo a posto? No! Ma perché la rabbia? Oh, mi scusi! Mamma mia, sta sento tutto tua rabbia! Ha ragione, fai strillare, brutta figura, ma questo è un cretino! Ma scusi. Tu napoletano e a rabbia? Ma che napoletano sei? Non ci si metta lei pure con questi luoghi comuni napoletano, quando è giusto si arrabbia e come, mi dica! Dice signora, deve infornare pazzella per squagliare mozzarella? A quest'ora? Squagliamo la mozzarella adesso fra 3 ore, è bella che rinsecchiti, che poi sulle pizzette non è mozzarella, è fior di latte. Sulla pizza ci fa il fior di latte, lei conosce la differenza tra mozzarella e fior di latte? Non è la stessa cosa? No, no, ma che deve conoscere? No, no, no. Ma no. Che quella indiana conosce la differenza tra mozzarella e fior di latte, amiche? Quello è napoletano, mo se la spiega lui, qual è la differenza? Vabbè, dite voi che la dite meglio, signora. Non la sa. Lo sai perché si chiama mozzarella? Certo. Da mozzare, perché quello è un impasto elastico che sta dentro l'acqua, non è un po' una bella gommosa. Poi si fa la palla e per separarla dal resto dell'impasto si mozza di lato. Ah. Mozzarella. Ah, e infatti la mozzarella di bufala, che è col latte di bufala, è sempre rugosa sulla pelle. Certo. Mentre invece il fior di latte è liscio perché è fatto col telo. Che per il fior di latte invece è vaccino. Veramente? Vaccino. Ah sì, ci mettono un vaccino in due fiori latte. Si fa proprio col vaccino. Ah, io allora non mi mangio più. Perché? No, io con vaccino non... Sei no fior di latte, se leva questa cosa mi siamo. Leva questa cosa mi. La mozzarella di bufala... La mozzarella di bufala è un'altra cosa che attribuiscono a noi napoletani. Non l'abbiamo inventata noi la mozzarella di bufala. La mozzarella di bufala ha due grandi scuole di provenienza, quella casertana o aversana che è più sapida e quella battipagliese che è più dolce. A me piacciono entrambe da morire, ma nessuna delle due, secondo me, va messa sulla pizza. Perché la mozzarella di bufala, durante la cottura nel forno, caccia troppo latte e quel latte inzuppa l'impasto di acqua, farina e lievito. Lo rende immangiabile, sem fragile. Ci vuole il fior di latte rinsecchito di un paio di giorni prima. Quello ci va sulla pizza. Che poi pure sulla pizza. Io vorrei sapere, ma perché identificano la pizza con la città di Napoli, con la cultura napoletana? L'abbiamo inventata noi la pizza. Forse noi abbiamo inventato la pizza margherita, ma pare che purtroppo nemmeno questo sia vero. Per sapere chi ha inventato la pizza, che c'entra la pizza con noi napoletani, sono andato a curiosare sulla... Ecco se tre cani. Attualmente due cani sono ancora pagando il rato dopo quanto hanno cambiato la libreria per mettercela. Vabbè, sono andato a curiosare, ho cercato la parola pizza e beh, la sorpresa più grande ancora di quella del caffè. Non solo non c'è Napoli, non c'è sta proprio la pizza. E la ex tre cani, attualmente due cani, l'Olimpo del Salone, non ballerà la pizza. Se arriva in ordine alfabetico, tu leggi, è vero, è questo. Arrivi a un certo punto Pizia, sacerdotessa greca del 2500 anni fa, da Pizia, in ordine alfabetico passi a Pizzetti, no Pizzette, Pizzetti, un musicista degli inizi del Novecento. Tra Pizia e Pizzetti ci andrebbe la pizza e non ci sta. Cioè, tu non capisci, tu sei là, ex tre cani, attualmente due cani, sto ancora pagando il rato, poi t'hanno già cambiato la libreria, tu non metti la pizza, coppa l'enciclopedia. Tu sei là, ex tre cani, attualmente due cani, te levano a tu cane, te ne lascio uno e te ne lascio. Oh, ma stiamo scherzando, ragazzi, ma la pizza è fondamentale. La pizza è un alimento. Voi la fate al Bastella, la pizza, Stefano? La pizza è un alimento per noi. Ma a parte che ci ha resi famosi nel mondo come italiani, non solo come napoletani, si scrive in italiano pizza. Ma poi, soprattutto a Napoli, negli ultimi 20 anni è devandata. Perché fino a quando ero piccolo io, negli anni 60, a Napoli ci stavano 7-8 pizzerie, 7-8 pizzaiolo, tutti famosi, eccezionali, per non usare di camera. Ma negli ultimi 20 anni, da quando è nato, quando è uscito il lievito madre, si è moltiplicati, cioè esce una pizzeria, una pressanata. Ci sono sicuramente quelli bravi, ma ci stanno quelli che se la tirano. Ma se la tirano, ognuno pensa di avere la ricetta magica della pizza. E io la faccio col lievito madre, lo faccio lievitare 24 ore. Io la faccio lievitare 48 ore. Fanno a gara a chi la fa lievitare di più. Il mio impasto sta lievitando da 3 giorni, niente di meno, 3 giorni. Ma ne tiene i clienti, si mangiano queste pizze. Cresce solamente, sai? Il lievito madre. Ognuno c'ha il suo lievito madre. Ma quando ero piccolino c'è stato il lievito di birra, nessuno si è mai imbriacato. Ma non si può fare pizza se non c'è il lievito madre. Quando ero ragazzino io, al mio paese, a Bacoli, c'era solo una pizzeria. C'è stato uno pizzaiolo, Gigi. Lo chiamavamo per quel sarcasmo tipico, popolare, dei paesi, all'epoca non c'era il politicamente corretto, lo chiamavamo Gigino o Capellone.
perché teneva tre capelli, proprio tre, e si tirava proprio a lucido in testa in memoria di un passato da playboy. Questo Gigino Capellone si era fatto le ossa come pizzaiolo in un ristorante molto importante di Bacoli, che a un certo punto aveva deciso di chiudere il reparto pizzeria. Quindi Gigino era rimasto a spasso. Nel frattempo aveva conosciuto una ragazza, l'aveva messa incinta, da galantuomo l'aveva sposata, e quindi in attesa di un figlio senza lavoro si era visto costretto a mettere in piedi una propria pizzeria. C'erano tre o quattro tavolini, in realtà non gliene servivano di più, perché a Bacoli, soprattutto d'inverno, dopo le 7:30 di sera, il paese era deserto, nessuno andava a sedersi a mangiare la pizza. Ognuno di noi andava lì, pigliava le pizze e se le portava a casa. E Gigino Capellone stava sempre aperto, con la sua pala da pizzaiolo in mano, il grembiule, con le gambe così divaricate, sembrava un guerriero spagnolo del 600 con l'alabarda in mano. Cioè, aveva uno sguardo triste, malinconico, guardava sempre l'ingresso aperto della sua pizzeria, aspettando, sperando che passasse qualcuno a ricordargli un passato che non sarebbe mai più tornato e a fargli immaginare un avvenire che non si sarebbe mai più avverato. Tra quegli avventori che entravano a prendere le pizze c'ero anch'io, avevo 7-8 anni. Chiedevo 5 margherite, mia madre, mio padre, io e i miei due fratelli. Gigino non rispondeva nemmeno al saluto, appoggiava la pala al muro e cominciava a lavorare. Prendeva 5 panetti rotondi da sotto a un cassettone di legno, li tirava fuori, con lo stecco li staccava uno dall'altro. Erano profumati di pulito, acqua, farina e lievito, li buttava sul banco di marmo dove c'era la farina che li faceva scivolare. Con le dita sapientemente cominciava a schiacciarli e a fare i 5 cerchi. Per definire i 5 cerchi dava 2 gesti netti, puliti, semplici, ta-ta, ta-ta. No, come fanno mo certi pezzaioli che viro fu, 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 che io quando li guardo mi piglia sempre lo stomaco, perché pensa sempre, sa quanta pile e gocce e sudore che acchiappa chi li va. Ragazzi, quelli stanno tutti sudati, non è una pizza, non è una pizza, è un asciugamano, se la passano per tutte parti, due birre si asciuttano proprio. Perciò è tanto certi vuoti la pizza. Invece Gigino Capellone a ruota di carro, bella la pizza pronta, quando era pronto il cerchio bianco, cominciava a condire prima col pomodoro, pelato, crudo, schiattato a mano, quello si mette sulla pizza, non la salsa passata né tantomeno cotta. Sul pomodoro metteva i dadini di fior di latte, come vi ho detto prima, rinsecchiti di un paio di giorni prima, una manciata di parmigiano, un pizzico di pecorino, con l'oliera di ramo, col becco secco e lungo, faceva una spirale di olio extravergine di oliva e al centro della spirale un paio di foglioline di basilico, bianca, rossa e verde, la bandiera italiana rotonda. La tirava per i lembi, non si rompeva mai perché era perfettamente incordato l'impasto. L'appoggiava sulla pala e, come un giocatore da biliardo, fumava una vrindo furna. La pizza dalla pala prendeva il volo, sapete la razza di mare, faceva così e si afflosciava sul fondo del forno. Allora Gigino aspettava che si cuocesse un paio di minuti da questo lato della circonferenza, poi rimetteva la pala sotto la pizza, tirava all'indietro, la pizza si girava su se stessa e la faceva fare un altro paio di minuti da questo lato della circonferenza. In 4-5 minuti al massimo erano pronte le 5 margherite. Le tirava tutte e 5 dal forno, le buttava sul bancone di marmo, dava 5 pizzicate ai lati delle 5 circonferenze e faceva 5 mezzelune. Poi me le metteva una sull'altra ancora bollenti e me le avvolgeva in un foglio di carta oleata bianca. Ma sotto alle pizze ancora bollenti non c'era un vassoio, no, le pizze ancora bollenti stavano a contatto diretto con foglie di carta oleata. Pigliavo un pacotto e me lo metteva sulle braccia. Io era curte che manico curte tornava a casa con tutto l'olio bollente che mi faceva ustioni di primo, secondo, terzo e quarto grado, ma ero felice. Viva la pizza di Gigino Capellone! Era buonissima, era buonissima. E poi sono come dopo. No, ho sentito dei rumori col microfono, tutto a posto, il bello della diretta, come direbbe il grande Gianni Minai. Tutto a posto, posso continuare? Vado? Sì. Tutto a posto, bene. Oh, dunque, vi volevo dire che è arrivata una signora che sta parlando con vostra figlia. Aia, la mia ex moglie, Clelia, non farla entrare. Camaldoli! Ma oh, chi deve scendere? Magari, funicolare. Sateci, ciao Clelia, come stai? Come stai? Sto bene, grazie. Sei tornato? Tornato. È andato tutto bene, sì? È venuta a sincerarsi delle mie condizioni, ma sai perché? Perché vuole l'assegna, è vero? Tu che dici? Sono 2 mesi che aspetto mentre te ne stavi fuori. Su un lettino di ospedale che è flebride e vino, 2 mesi di convalescenza, un minimo di compassione.
voi maschi, un poco di raffreddore e subito vi mettete a letto. Un poco di raffreddore, un trapianto di cuore, un poco di raffreddore. Ed era necessario? No, io sono fatto così, la mattina a colazione o mi piglio il caffè o mi cambio il cuore, sì. Allora, se tu ti sei trapiantato il cuore, io mi dovrei trapiantare il fegato per tutto il tossico che ho sopportato vicino a te. Ma quale tossico hai sopportato? Ah, la cosa bella di voi uomini è che manco vi rendete conto. No, è la cosa bella di voi donne che pretendete che noi uomini ci rendiamo conto di qualcosa di cui non sappiamo nemmeno che ci dobbiamo rendere conto. Ti dovrei leggere nel pensiero. Bravo, ottima idea, leggi che c'è scritto. Vuoto a perdere. C'è scritto a segno, mi devi 2 mensilità. Allora, Clelia, io non ti devo un bel niente. Non c'è stata una sentenza di un tribunale che mi obbliga a darti questo assegno. Finora te l'ho dato perché sono una persona per bene, ma mo mi sono sciucciata. Vieni qui a pretendere con arroganza, oh, basta. Non sono più l'uomo di prima, il professore sottomesso. Mi hanno cambiato il cuore, mi hanno messo il cuore di un delinquente. E insieme al cuore mi hanno messo il suo patrimonio genetico e culturale. Ogni tanto mi trasforma a davanti Gigina Apurpette. Così. Gigina, e se tu mi chiedi, chiedimi l'assegno. Mi fai l'assegno? No, 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 non te lo faccio l'assegno. Assegno, ma veramente fa? Sono un uomo nuovo, sono un uomo diverso, sono un uomo... Stuart, ma c'è, se tu mi chiedi l'assegno, io non te lo faccio. Dai, non scherzare, me lo fai l'assegno? Ancora, no, ti ho detto, se me lo chiedi, non te lo faccio. Non me lo devi chiedere. Dice, perché te lo faccio se tu non me lo chiedi? Mi deve venire in mente. Se mi viene in mente, te lo faccio. Assegno. Allora, non devi suggerire. Facciamo così. Lo vuoi o non lo vuoi? L'assegno. No, non la voglio. E allora non te lo faccio, che te andava lì. No, io non lo vedo per niente bene il mio ex marito. Ah, siete preside pure voi? Io so preside. Quello così dice chi non. Ma gli avete messo un cuore buono? Come no, signore? Quello il trapianto si fa apposta. Certo, questo sembra un cuore usato. Ah, è usato. No, vabbè, però questo è un usato garantito. È un usato sicuro? Bravo, è un usato sicuro. No, perché vedi come te lo dico. Se dovesse capitare qualche cosa al mio ex marito, io vi denuncio. Ah, signore, ma allora vi preoccupate per lui? Mica per lui, per l'assegno. Ci ho ripensato, goditolo. Affogatevi nel lago Turia, tu e quell'altro. Ma che mi devo affogare? Ma che devo godere? Questi 2 pidocchi che mi dai una volta al mese? Sono 750 euro e un reddito di cittadinanza. Sai quanto ci metti a spendere? Io so quando ci ho messo a guadagnarli. È meglio che me ne vado, me l'ha un solo mese. Ma lei è una curiosità, ma perché mi hai sposato? No, tu ti dovresti chiedere perché ti ho lasciato. Una sola parola, noia. E non ho detto gioia, ma noia, noia, noia. Califano, ma dimmi la verità, dopo 1 anno e 2 mesi ma... si può essere ancora così aspri, bravo, spigolosi? È tosto, è tosto, ma io sono stato un fesso perché il segnale lo avevo avuto subito. Sì. Il primo segnale, quando stavamo insieme all'inizio, le feci la dichiarazione, me la volevo sposare, no? Che la portai sulla scogliera, a Baccoli. Ci mettiamo sugli scogli seduti, io chiusi gli occhi perché sono timido e parlavo. Le parlavo e l'accarezzavo. Lei zitta, io le parlavo e l'accarezzavo. D'amore, le parlavo e l'accarezzavo. A un certo punto mi sentivo urtare sulla spalla, mi girai, chi c'era dietro di me? Chi ci stava? Lei, con gelatina ma. E a chi stava da accarezzando? Un scoglio. Là dovevo capire. E non me ne siete accorto? Era... E questo ti sto dicendo, era più liscio lo scoglio, lì dovevo capire che c'era qualcosa che non andava, ma dopo 1 anno e 2 mesi sta ancora così. Ma poi già sta con un altro uomo e viene qua da voi. No, questa cosa, ma no, ti prego, non fare questi pettegolezzi stupidi, sta con un altro uomo, ma non mi interessa. Non me ne botto. Ma come ne botto? Quello ci siamo lasciati, cosa fate capo? Può stare con chi vuole, io non voglio nemmeno sapere con chi sta, non voglio nemmeno sapere come si chiama. Questo Giacomo Iliante, 48 anni, abita via Carduccio 42, un appartamento terzo piano, 160 metri quadri, ce l'ha lasciato in eredità la mamma, si chiamava Giuseppino, faceva asati, si era sposato con il comandante del vigile urbano, un certo Pasquale Coronante, che faceva imbrogli che mutti che i canasci. Poi tenne una boutique che si chiama Giacca e Giacca, ma non perché venne sulle giacche, si chiama Giacca e Giacca perché ce l'ha lasciato in eredità un nonno, che si chiamava Giacomo come lui, Giacomo nonno, Giacomo lui, Giacca e Giacca. Ma metta la linea per i bambini, Giacca e Giacchi, la linea che sta largo, Giacca e Giacco. Io non so nemmeno come è fatto di faccia questo Giacomo Emiliano, lo conosco solo di spalla, perché più delle volte l'ho seguito di nascosto. Non so niente, puh.
Non mi interessa. No, ma si vede, a voi me ne importa proprio, zero, si capisce zero, proprio. Zero, sono superiore. Si vede. Ma quello purtroppo... Sai chi ci vorrebbe? Sai chi ci vorrebbe adesso? Socrate. Sì, mia sorella. Parla... Ci Socrate, chi è tua sorella? Voi avete detto mo ci volesse Sorda. No, Sorda, Socrate. Ah, quella è, che le giocava con la Fiorentina. Ah, può andare, il filosofo, conosci te stesso. Giovanni Sabella. L'appello mi ha fatto. Vabbè, ma quello purtroppo non va pigliato con loro, sono le donne, sono tutte così. No, non generalizzare. Io e mia moglie siamo incompatibili, l'uno per l'altro, tutto qua. E che devo dire, con mia moglie ancora peggio. Ma perché sei sposato? Sì. Ma certo, che femmina... Tenano uno stomaco, esagerato, veramente. No, io di... Vabbè, comunque lasciamo stare. Vi ricordate la partita Napoli-Liverpool? 4-1. Il partitone. Ma... Come si può fare? Quella stava per cominciare la partita, che la mia moglie si fa venire a attaccare appendicite peritonite. No! Dice, accompagnami all'ospedale. Ma come? Che sta cominciando la partita? Accompagnami all'ospedale. Fingere un attacco, simulare un attacco di peritonite per spaventare il marito, per impedirgli di vedere la partita, è una cosa triste, squallida. No, però no, fingere no, L'ha fatta apposta, hai detto, no? No, l'ha fatta apposta a farsene venire prima della partita, ma ce l'aveva. Cioè, uno si doveva venire a peritonite apposta. Ma non mi fa avere la partita. Ma tu sei scemo, qui si muore con la peritonite. L'hai portata all'ospedale? Subito. Appena è finita la partita, l'ho portata. Dai, salute, va a te, mascalzone. Questo è il marito. Questo è il marito che parla della moglie. Mamma mia, ma si sanerà mai questa frattura eterna tra uomini e donne? È una cosa allucinante. Dura dalla notte dei tempi. Gli dei e le dee dell'Olimpo nell'antica Grecia litigavano così. Mariti e mogli, Giunone e Giove, litigavano sempre. Eppure adesso c'è tutta una serie di declinazioni, inclinazioni, gusti, colori che hanno arricchito il panorama biologico e culturale. Tuttavia, continua a persistere questa rottura, frattura tra maschi e femmine, uomini e donne. Ma perché? Perché siamo diversi. Non riusciamo ad accettarci perché siamo diversi. Dovremmo amarci di più proprio perché diversi. Invece no, vogliamo possederci pur di non accettarci. Soprattutto i maschi, ai danni delle donne, quelle che abbiamo combinato nei secoli, dei secoli che combinammo ancora. Chiedo perdono a nome dei maschi, a tutte le donne che hanno dovuto subire quando hanno subito, che non si fa, per amor del cielo. Ma stasera si parla di cliché, anche al maschile e al femminile. Vi parlo della coppia classica napoletana, no? Mio padre, mia madre, mia suocera. Non c'è sta niente da fare, non vanno d'accordo, non si pigliano. Ma perché? Perché siamo così diversi? Forse è un fatto strutturale, una cosa etica, morale. La donna a un certo punto col passare degli anni diventa adulta, matura. Il maschio col passare degli anni al massimo diventa vecchio. Proprio la maturità noi non riusciamo a crescere. Rimaniamo eterni bambini, te ne accorgi subito, se tu prendi due bambini, un maschietto e una femminuccia, 7 anni lui, 7 anni lei, la femminuccia va a mamma o maschietto. O strillo, non si fa, non ci fai, un bambino ha già scassato tutto, Cioè, ma quello c'ha 7 anni, ma perché a 15 non è la stessa cosa? A 30, a 40, a 60 anni giocavamo ancora con la spiaggia a calcetto, poi ci spazzavamo perso con bene, ma ci spazzato bene, ma ho giocato alla grande, con la spiaggia, ho giocato che i pantofoli a fai palla, questo è giocato. Siamo così, noi maschi siamo sempre stronzi, è così, non cresciamo mai, è la verità. Siamo diversi nel modo di amarci. Noi maschi amiamo forse alla maniera dei cani. Io amo i cani, ce ne ho avuti tanti, chi c'ha i cani lo sa, il cane c'ha un amore proprio parassitario, il cane ti ama per essere amato, il cane ti supplica di amarlo, è difficile non amare un cane. Perché ti guarda con quegli occhi proprio che tu li vuole bene, per poi tu non ti vogliono bene, perché ti vogliono bene i pazzi, ma tu mi vuoi bene. Ma pure il cane di un altro, il cane che non è tuo, cioè tu stai in mezzo alla strada, passa un cane insieme a un padrone, che le sta per fare, sei tu contento con il padrone, tu guarda, si gira verso di te, ti vede, mi vuoi bene pure tu. Il cane non gli basta mai l'affetto. Io c'avevo un cane meraviglioso. L'ultimo cane che ho avuto, avevo una testa così, due occhioni bellissimi, pesava 60 kg, ma 60 kg di muscoli, avrebbe potuto fare un solo boccone di me. Invece dipendeva totalmente da me, dal mio amore, dal mio affetto. Mi guardava tutto il giorno, gli occhioni all'ingiù, ma guardava. Io mi giravo, io mi muovevo e lui si muoveva presso a me. Arruva, vince, voglio stare con te, voglio venire con te. Vince, tu muovo bene, ti vogliono bene. Va. Mi seguiva pure al bagno. Io andavo nel bagno a fare pipì, portami pure a me, voglio andare. Voglio fare pipì, no, non me lasciare qua fuori, voglio bene.
Stai in due salotto, no, tu sei cattivo, tu mi abbandoni, perché c'hanno sempre il senso dell'abbandono. Uscivo dopo due minuti dal bagno, mi faceva le feste come se non mi vedesse da un mese. Si buttava pancia all'aria, a carezze. Non gli basta mai, il cane è insaziabile. Il gatto è tutto il contrario. Io, molti non amano i gatti, perché li ritengono creature fredde, distaccate, ma quando mai? Il gatto c'ha una sua filosofia, il gatto ti lascia la libertà di amarlo. Sei tu che devi scegliere di amarlo, il gatto fa questo ragionamento. Tu mi ami? È un problema tuo. Io non ti ho chiesto niente. Ma sai quanti gatti randagi ho raccolto? Li ho raccolti per strada, li portavo a casa. Prima di entrare annusavano dappertutto come a dire ma come portate? Ma che è sta casa? Come piace? Dopo cinque minuti erano i padroni di casa, si stendevano sul divano, io passavo, aprivano un occhio e chi stiamo chi è? Sono con il padrone di casa, come chi è? Il gatto è indipendente, il gatto è libero, ti lascia la libertà di amarlo, il cane no, è insaziabile, pure a livello di cibo. Non si sazia mai. Io quando andavo al bar la mattina a fare colazione, prima facevo mangiare a lui, ma abbondante. Scendevamo al bar come se non mangiasse da un mese. Io pigliavo il cornetto e dicevo, Moreno, morso pure a me. Poi c'è sempre il cliente a fianco che non si fa i fatti suoi. Da quanto tempo non mangia? Ha mangiato. Il gatto invece no, il gatto è tutto il contrario. Tu davanti al tuo gatto puoi pure morire, ti fa così con la zambetta. Bello, prima morire di scurde e croccantini. Ma perciò beh, sei libero di amarlo il gatto. Ecco, forse dovremmo trovare per amarci una via di mezzo tra il modo di amare dei cani e quello dei gatti, come il porcospino e la porcospina di Schopenhauer, che si amano, ma se si avvicinano troppo si pungono, se si allontanano hanno freddo, devono trovare la giusta distanza. Il problema è che come facciamo noi a trovare la giusta distanza se non appena lui o lei si allontanano da noi, ci sentiamo immediatamente abbandonati. Questo è un sentimento molto maschile, pure quando arrivano i figli, e nostra moglie guarda i figli e è presa dall'affetto, ci sentiamo abbandonati, ci sentiamo soli, ci sentiamo perduti, confusi, pur quando litighiamo e decidiamo di non rivolgerci la parola. La donna è forte, noi non ce la facciamo, la femmina invece resiste, non ci parla, per 3, 4, 5, 6, 7 giorni non ci parla, mette la faccia a peste 24 ore su 24 e non ci parla. Sono incazzata, tutti usciti da mani, tutti si scordate. Ma che succede? Perché non ti ricordo. Non ti ricordo. Lei sta proprio incazzata ancora. Non ti parla. Ma è forte, la donna è forte, quando sta zitta è forte. Parla con tutti e con te no. Parla e sorride a tutti, parla con questo, con quello, arriva a te, insomma, parla con questo. Ma per 7-8 giorni, noi maschi no, che 7-8 giorni, noi maschi dopo 2 o 3 ore. Noi dobbiamo parlare. Noi dobbiamo parlare perché abbiamo bisogno di parlare. Perché abbiamo bisogno di sapere. Oh pane, dove sta? Con un altro. Non troviamo il pane. Lei si fa sentire in colpa. Ma non ti ricordi nemmeno dove teniamo il pane a casa. Perché ti fanno sentire sempre in colpa, non ti ricordi. Non è vero. L'ha nascosta. Appena abbiamo litigato, ha nascosta la roba. Non è che l'ha nascosta, l'ha spostata, perché noi poi siamo abitudinari. Noi maschi, il pane stava là fino a ieri, guardavamo sempre là, dove sta? A un certo punto da sì, quella sta là, l'ha spostata, ma noi non ci riusciamo. Abbiamo bisogno delle donne, loro lo sanno. Il silenzio delle donne ci ferisce, è un silenzio potente, quello dei maschi è un silenzio gracile, debole. Noi maschi quando stiamo zitti perché non abbiamo niente da dire. Non è che ci alziamo, no. Lei ce lo chiede, perché non parli? Non tiene niente da ricevere. Ah, senso di colpo. Non tiene niente da ricevere. Lo dico, ma ci scrutate qualcosa. E buttiamo lì un auguri. Augurete. Non è auguri, non è vero. Ci buttiamo. Il silenzio delle donne è potente. Capite? Perché siamo zitti, perché stiamo bello quieti, stiamo zitti, non parlare. Un problema, fammi una domanda perché vuoi parlare, invece non voglio parlare, voglio stare. No, lei non insospettisce, se stai zitto, ti fa la seconda domanda. Allora se stai zitto, a che stai pensando? E quando ci chiede a che stai pensando, ci butta letteralmente nel panico. Perché in quell'istante preciso in cui ce lo chiede ci rendiamo conto perfettamente. Oh, voglio che non stiamo pensando a niente! Ma proprio niente! Teniamo che l'una e l'una, niente! Ma com'è possibile? Che complicato, è complicato, com'è possibile? Sicuro che sta fermo, è avanzato, no!
Lei non ci può pensare, com'è possibile a non pensare a niente? Oh, che dai, Jerry? L'uomo ce la fa. Io ce la fa. Io non vedo l'ora di non pensare. La donna no, c'ha una mente più articolata della nostra, pensa più cose insieme, fa più cose insieme. Noi maschi o pensiamo o facciamo. Troppo spesso prima facciamo e poi pensiamo, chi è il suo problema? La donna fa più cose insieme. Io non riesco a fare due cose insieme. Mia moglie l'altro giorno stava in bagno e si stava lavando i denti. È arrivata una telefonata sul cellulare, ha risposto, ha continuato a lavarsi i denti, parlava al telefono e si lavava i denti. Adesso non avevo più problemi. Da quell'altro lato l'amica capiva perché era femmina. A un certo punto, non contenta, mia moglie ha alzato la tavoletta, si è abbassata e si è messa a fare pipì. Faceva pipì, ci mettono un quarto d'ora per fare pipì, che la faceva pipì? Si lavava i denti e parlava al telefono. Se doveva fare telefono, pensi se fosse successo a me che lo spazzolino doveva fornire. Non ci posso neanche pensare. Le donne. Quindi quando la donna. Quando la donna non parla e sta zitta, ci ha a mettere paura, perché che le sta pensando, a differenza nostra, pensa. Il problema è che non pensa ai fatti suoi, che le pensa a tutti i fatti tuoi. Sta decidendo tutta la tua vita, come ti devi vestire, a che ora ti devi svegliare, quando devi guadagnare, a che ora devi rientrare, sta decidendo pure quando devi morire. Come devi morire? E soprattutto là le brillano gli occhi, per mano di chi devi morire? Silenzio delle donne è potente, quello dei maschi è gracile, siamo diversi. Diversi, non riusciamo a stare. Ma mi racconto un aneddoto a proposito della dipendenza del maschio. I genitori di un mio amico anni fa, due persone abbastanza avanti negli anni, era il giorno di Pasqua. Il marito stava a casa, aspettava la moglie a ora di pranzo. La moglie è rimasta chiusa nell'ascensore del palazzo. Per fortuna il cellulare prendeva, ha chiamato il marito terrorizzata. Giovanni, sono rimasti chiusi nell'ascensore. Az, e i mo come magna? Che è stata la risposta? Per dire, è un fatto vero. Dipendiamo dalle donne, siamo fatti così. Siamo diversi nel modo, per esempio, di sopportare, di subire le temperature quando fa troppo caldo. La donna pare che c'ha caldo solo lei. Quando fa un mese di caldo di seguito, giorni e giorni di calore, la donna tutti i giorni te lo dice tutti i giorni, maronna che calore. E il giorno dopo, maronna fa ancora più caldo. Dopo dici io, ancora più, ma come se fosse colpa tua, perché guarda, se tu dici maronna che calore, sta zitto! Che puoi capire tu, che puoi capire, fa caldo, che già capito. Sì, sì. Allora, noi dopo 10 giorni, cioè, anzi, noi dopo 4-5 giorni che ci lamentiamo per il caldo, ci rassegniamo, perché più ci lamentiamo, più sudiamo. Allora ce ne andiamo in un'altra stanza, ci mettiamo vicino a una finestra per pigliare un refolo d'aria. Lei continua a lamentarsi, che calore, si lamenta con tutto quanto, con l'amica, con la mamma, che c'ha tutto qua. A un certo punto cerca il marito, perché si vuole lamentare con marita, ma non lo trova, dov'è? Dove lo vede, vicino alla finestra, che ha trovato pace quel povero uomo, non ce la fa lei. Deve andarglielo a dire, e che calore. Lui zitto, e che calore, a un certo punto lei non ce la fa più. Uè! Ma tu non sento caldo! Oh, povero uomo, come? Non e non fai niente! Ma che da... Perché lei non è che non sopporta il caldo. Lei non sopporta il marito che sopporta il caldo. Quella è la cosa assurda. Ma anche il freddo è così, anche il freddo, anche il freddo, nel modo di sopportare il freddo, siamo diversi. Ovviamente sto generalizzando, sto scherzando, poi donne che fanno questo, uomini che fanno, sto scherzando, e non è sempre così, però pure il freddo, per esempio, a me mi è sempre capitato che lei c'ha sempre più freddo di me. Ma a gennaio, quando faceva freddo fuori, in casa c'era il termosifone, giusto? Io vado a letto la sera, mettendomi, stanno fa caldo in casa, il boxer e la maglietta a maniche corte, lei no. Lei entra in bagno magra, esce un lottatore di sumo. Cioè, coperta completamente, si mette pigiama di pile, tuta di flanella, i papusci che ricchi e coniglie, il cappello di lana, tutti i borsi e l'acqua calda con una cartucciera o lo cacciatore. Entra nel letto, sotto le coperte, siccome è diventata enorme, si tira tutta la coperta. Tu ti vedi sfilare la coperta di dosso, cerchi di pigliarti in un lembo e non dirà, non dirà a me. Quando finalmente hai trovato un certo equilibrio, quando stai per pigliare sonno, dopo un quarto d'ora, hai trovato calore, trovato sonno. Lei, non so perché se capita qui a voi, a me mi è sempre capitato, ti deve far sentire la temperatura del piede. Perché non è una temperatura normale, voglio. Quindi una temperatura agghiacciante, ma ancora più meravigliosa il fatto che quella è completamente coperta.
Cioè, c'è il cazzettone di lana sotto la coperta, soleva. Pare che ha pigliato su un, sta così in posizione fetale. E ti dice sottovoce, in modo che tu stai proprio che la settimana, ma con topolino in mano così, che lo si ricorda che tu tieni o pantaloncino, sei a coscia scoperta, siendo come freddo, frutta! Che io quando mi fa sentire il piede, giuro che dopo che ho sentito il piede, mi gira a guardare, giuro, guardate, si è viva, perché dico, ma è possibile che... È una temperatura di calore umano, non è possibile. Siamo diversi nelle certezze, nei dubbi. La donna ha più certezze di noi. A parte su se stessa, che è molto autocritica. Dal punto di vista estetico, la donna si butta sempre giù. A mattina ogni volta non con mambro quando. Io già la voce specchia, perché ne appena si guarda in lo specchio. Ah! Ogni mattina. Oh, mamma mia! Oh, guarda là come mamma. Ah! Adesso cu, adesso qua, se scisi. E si è appeso tutto, guarda sti pili, tengo l'albero, ma da domani, guarda che panza, da domani, in questa casa non entra più il pane, mai più pasta, un pollo, feta, la carne, fa male. I pisci sporcano, ma che siamo a mangiare? Da domani acqua, tisane, se ti schifi, tisane, ce la fa, la tisana. Invece il maschio è tutto contrario, è molto più vanitoso della donna. Il maschio che è pieno di dubbi su se stesso no. Quando si guarda allo specchio è come se vedesse un miracolo. Si guarda allo specchio, ah sì, che spettacolo che sono stamattina. Stamattina proprio sono serio, guarda spettacolo. Spettacolo indecente, guarda spettacolo. Guarda che addominale, tu hai una panza esagerata, guarda addominale. Invece per il resto delle cose siamo pieni di dubbi. Io per esempio ho dubbi su tutto, pure quando prendo il latte dal frigorifero chiedo sempre a mia moglie per riflesso condizionante, ma è scaduto? No, gira la bottiglia e purpetta esce nai. Ma perché mi devi dire no? Pure quando andavamo in macchina che non c'erano i navigatori, io guidavo, lei mi diceva dove dovevo andare, ma con una sicurezza, vai di qua, vai di là, gli dice, ma sei sicuro? Annaggia mi sei, vai, sali su, qua, là, oh. Strada chiusa, cioè. Arumi portata, dove mi hai detto tu, e tu stai a sentire a me, che sto guidando io, mannaggia la mia, questo modo di essere, forse questa determinazione, forse consente alle donne di fare qualcosa di miracolo, partorire, voglio ma partorire ci vuole un coraggio esagerato, ma meno male che ci stanno i femmine che ci mettono al mondo, perché se dipendesse dai maschi, dai, diciamoci la verità, io non li farei figli, no, io mi cagasse su, ma come si fa, te immagini il maschio incinta, ah, a che stai, la seconda settimana, no, mi sa così. Ma per carità, partorire geometricamente allucinante, un bambino, una bambina, mediamente su 3,5 kg quando nascono. A porta per... è tantello, voglio dire. Vuoi che lo faccia io? Fammi a porta tante e ho creature tante. Scusa, perché deve uscire dopo 9 mesi? Esce prima! Ti pare normale? Perché deve uscire dopo 9 mesi? Esce dopo un paio di mesi. Tantillo e poi si abboffa fuori, no che sei... No, si abboffa fin dalla manza e poi vuole dire che in tempo fa l'ecografia. Ci verimmo che è già passato. Ma perché? Stai da 9 mesi, mo la rimani. Mi fa ridere il ginecologo. Spingi, ma che già spingi? Per me può rimanere in tale panza tutta la vita. O faccio fare scuola elementare, scuola media, l'università. Ci metto pure 3 canali in tale panza. Anzi, gli taglio il cordone ombelicale, lo collego a internet e lo faccio navigare. Ma diciamo la verità. Che buono. Vi volevo salutare che me ne vado. Ecco. Oh, una bella notizia, non tornare più, non andare più all'ospedale. No, io non ci vado in ospedale. Ma ti ci manderanno se non si attende. No, scherzato, comunque ricordatevi che oggi vi viene a trovare la famiglia del donatore, questo è importante. Ma il donatore non dovrebbe essere anonimo.
primo. Va buone. Va buone. Ma si sa com'è morto? Come no? Ha avuto un colpo che stava a teatro. Ma un artista? No, quando mai, una persona seria. Immagino, cioè, beh, che un artista. Comunque, era andato a vedere, ecco. Lo spettatore. Bravo, questo qua era andato a vedere. Il barbiere si ripiglia. Che? Barbiere si ripiglia. E il titolo dello spettacolo, diciamo che mettono la musica, il San Carlo. Barbiere di Siviglia. No, che lo sapone. Marsiglio sapone. Vabbè, comunque era andato a vedere il barbiere Siripiglia. Perché a lui lo chiamavano proprio così. Barbiere Siripiglia? No, solo il barbiere lo chiamavano. Perché? Perché faceva barba e capelli. Ui, che fantasia. Tengo un amico che chiamano fotografo. Perché? Fai fotografie. Ma che te fu barbiere? Ah, no, capito. Questo non è che era barbiere, faceva il barbiere. No, sei tu che sei un mascalzone, che fai quello che non sei. Non, signore, vi dico, questo faceva barba e capelli alle sue vittime. Cioè? Praticamente, quello che vi ha donato il cuore ammazzava le persone. Dopo... Un killer! Brava, killer! No, killer! Dopo non che... ho detto killer! No, mo è morto, quindi killer! Killer che è morto, era un killer! Era killer! No, killer che... Chi è morto? Killer! No. È isso! Non voglio credere, Non voglio credere! No, ma perché... La cosa che nervosisce, noi ieri l'hanno fatta, non è successo niente. Ho detto io, a ieri aveva successo, Comunque, quello che vi ha donato il cuore. Era un sicario? No, non fumava. Era da un'anza a lui, che forza, Io non lo sapevo questo. Dunque, voi siete la famiglia del donatore, giusto? State cercando il professore? Sì. Ma perché state cercando proprio il professore? Perché ci serve un fesso. Ah, e allora tutto a posto. Dunque, voi siete... Niente nomi. Giusto, giusto, per carità, niente nomi. Io sono Gigino Carannante. No. Come no? Il fratello di Antonio Carannante, detto Barbie. Scusate, avete detto niente nomi, o mi sbaglio? Sì. Ma poi l'avete detto, però. E tu perché me l'hai chiesto? Vabbè, voi non lo dovevate dire. No, no, tu non me lo dovevi chiedere. Scusate, ma siete sicuri che vi serve un fesso? No, perché a volte a cercare in famiglia si trovano, Mi sono venuto insieme a mia mamma. Per forza. Sta giù. Già. Sta giù. Eric, già! Si dice giù, no già? No, no, come? Una cosa è giù e una cosa è già. E chi dai questa cosa? Come? Ma lo sei qua? Lui? È lui fesso? Sì, sì, è lui. Chi è fesso? Mi sono venuto insieme a mia mamma. E dove sta? Già! Già dove? Già a palazzo. Allora ancora? Si è avviata? No. Sta ancora al palazzo? Cioè tu stai già qua? Chi è che sta qua già e ancora là? Mi penseramo so persa. Dove dovevi andare? Allora, io e mia mamma siamo usciti insieme, ok? Poi lei ha detto, vai tu sopra dal professor Camaldoli e gli aspetti già. Sono io il professor Camaldoli. Ah, piacere, Gigino Carannante. No, avete detto niente nome. Fai silenzio, l'ha detto prima lui. Voi siete professore, giusto? Professore, posso fare una domanda? Sì. Come si dice quando uno invece di stare sopra, sta sotto? Ma in latino o greco? No, in napoletano, come si dice quando uno non sta sopra e tu non succede? Ma perché chi lo fosse pure in grado di suggerire? Mi sta grippando a me, lo so. Come si dice quando uno non sta sopra, ma sta sotto? Ma a che livello? A livello sociale?
No, che significa? Non sta sopra o sta sotto? Che cosa? No, dico no a livello sociale, no, a livello di marciapiede proprio. Ah, terra a terra? Sì, terra a terra, come si dice quando? Vagabondo, non so. No, poi vagabondo, no signore, io e mia mamma siamo venuti insieme, no, poi lei sta, diciamo... A terra? No, a terra, no, signore. E tu fai così? Perché non è salito, quindi... È rimasta giù? O mica si dice giù! E quella dice già. No, io ho detto già giù. Io ho detto giù già. We had about that stessa scuola, giusto? Facciamo una cosa, io ora vado da mia mamma che non mi ricordo dove sta, ok? Mi senti te non posso stare perché tu mi appartieni, perché mi piace tu. Tutti insieme, mi senti te non posso stare, mi appartieni. Ma chi è questo imbecille? Questo è il fratello gemello di quello che vi ha donato il cuore. Chi? Il fratello gemello di quello che... Cioè io c'ho il cuore del gemello di questo idiota? Esatto. Mo me lo cambiate, ne voglio un altro. Cagliami sì, coraggio. Papà, è arrivata la badante. Quale badante? La tua. E che c'ho la badante? Io non c'ero. No, l'ho chiamata io per te. E perché hai chiamato la badante? Papà, ma ti sei dimenticato che hai avuto un trapianto di cuore? Ma io, tu non ti ricordavo nemmeno che ero stato all'ospedale l'altra volta. No, papà, dai, ti sei fatto anziano. Anziano a chi? Non ho fatto ancora 60 anni. Ne ho compiuti 59, 13 mesi fa. Non sappa fare i conti, state zitto. Vabbè, comunque, mo l'infermiere se ne va. E a te chi ti porta a fare la pipì? Ma chi l'ha deputata? E la cacca? Ma quale cacca? Papà, il pannolone, chi te lo mette? Ma chi dai? Io ma non te lo ma posso mettere, per favore, non fare i capricci. Ma lo bagnava a fare pipì, lo faceva accompagnare. Eccolo. Buongiorno, eh? Mamma mia. Oddio. No. Papà, vieni qua. Mamma mia. Vieni. Mamma mia. Papà, non fa... ti prego, non facciamo brutte figure, la stai facendo spaventare. E a lei? Ma dove l'hai trovata? Su internet. Su internet? Questa è Amazon. No, questa è Apanzon. Ah. No, papà, vedi, la signora è indiana. Ah, indiana? No? Sì. Dice di no, non è indiana. Come? Non è indiana. Indiana, indiana. Ah, dice no con la testa. Indiana Capodondola. Ah. Indiani Capodondola, cos'è un'etnia religiosa? Io conosco i Sikh. No, chissà saranno i Jat. No, i Sikh sì. Io chiamo Gessomina. Sì, lei. Ah, si chiama Gessomina? Sì. E come mai? Chi le ha dato questo nome? Famiglia. Ah, come mai l'avranno chiamata così poi? È Pashfoot. No, di chi intendo dire. Cosa hanno visto in lei della pianta del gessomino? Ah, il vaso. È il vaso. La figlia ha chiamato me per te. Me l'ha detto, signora. Brava, ma figlia, figlia, c'è stato simpatica. Un equivoco, io non ho bisogno. Non tu bisogna, no, tu signor, cacca sotto, piscia sotto. No, no. Tu non vedi, non senti, chi mette pannolone? Ma quale pannolone? Ma lo so scucciare questo pannolone. Oddio, sto suggestionando, me lo sento veramente, signora. Sto benissimo. Ma come benissimo? Sto benissimo. Ma io venuto qua per lavoro? Allora che facciamo? Ma io non c'ho bisogno. Se allora... deve tornare da dove è venuta. No, io non torno. E che posso fare? Io non c'ho lavoro. E allora paga spese. Quali spese? Paga viaggio. Da dove? Bombay. Beh, quante cose la circonvenzione viene a Bombay? Che cosa? 5 euro e vai pure tu, Bombay con B, non con P. Da Bombay? Ma quando è partito? 7 anni fa. E mo' è arrivato, ma per favore. Fammi sedere. No, cioè, non c'ho lavoro, abbiamo pazienza. Fammi lavorare, io ho bisogno. Ma io non ho bisogno. Io ho 4 chiodi su spalle. Si è fatta male? No, io ho famiglia su spalle. 4 chiodi, 4 figli? No figli, io non ho sposata e ho ancora trovato amore. Ah. Lei non ha ancora trovato l'amore. E come mai? E quello l'amore l'avrà visto e se ne è scappato. Io ho famiglia, ho papà, mamma, nonno, nonna. Papà, mamma? Nonno, nonna. Pigmei? No, nonna Vicchiarella, arruinato un poco. Ah. Dai, fammi lavorare. Io non ho lavoro per e lei. E non ha bisogno? Può fare un mese così, come domestica. Va bene? Lei sa fare lavoro da domestica? Sì, sì, sì. Rassetta? Sì, ma che sa assetta? Rassetta? Assetta? Sa fare i servizi? Che ne ah, sì, i servizi, sì, faccio. Facciamo 3 volte a settimana, 4 ore al giorno? No. Sì, 4 volte al giorno? No, sì. 3 ore. 3 ore? 4 ore, 3 volte sì, a settimana. Sì, però io sto qua tutti i giorni, No. Tutti i giorni io qua, sì, io ho detto figlia, vitto alloggio carica tua. No, io qua a dormire e mangiare. Ma che capa, faccio mangiare, ma pure il frigorifero, stiamo scherzando. No.
Ma dove dorme? Nel letto con te. Ma tu ci sei? Ma non scherzate proprio. Voi siete un frisco trapiantato di cuore. Vi svegliate durante la notte a chiappata a che stai facendo? Ma non mettere proprio queste cose in mezzo, ma non è possibile. Non c'ho la stanza per lei. No, c'è lo sgabuzzino. Va bene sgabuzzino. Ma non può dormire. C'è la caldaia, lo sgabuzzino. Non c'è nemmeno il letto. Ci sta una branda. Va bene branda. Pure a branda la piace. Dovete chiedere alla branda se la piace a dormire con questo. Allora le posso offrire 600 euro più i contributi? Va bene. Un mese se ne va. Un mese e 600 euro, va bene. Andiamo a preparare la branda. Momento, comincio adesso, però io ho detto figlia che lavoro solo giorno. Va bene. Niente notte, niente divertimento, eh? No, non ho capito, signor. Io conosco italiani che bussa porta camera notte per entrare per divertimento. Io non apra. Cioè ci sono italiani che di notte bussano alla sua porta per entrare. Ma lo sanno che c'è lei dentro, signor? Certo che sanno. E vogliono entrare lo stesso. Sì. Ma forse lei dorme al buio. No. Quelli cercano la caldaia, capite? E poi si trovano un boiler lì. No, io dormo con luce accesa perché di notte io ho paura. Lei, pensa a chi le poverello quando si ora... Qui no. La caldaia in questa casa ogni tanto si spegne, di notte mi devo alzare allora... per accenderla. Mi raccomando, non mi faccia entrare. No, no. Voglio morire fritta, mi raccomando. Allora, allora io dormo tranquilla. Pure io. Vado a preparare la branda con mia figlia. Sì. E lei mi aspetti qui. Sì. Giovanni, tu stati bene. Io poi dopo spogliare? No, adesso, no, lo sgabuzzino. Sì. Prima passiamo le tapparelle che abbiamo le scuole elementari di fronte. Sì. Ci sono dei bambini. Se dovessero vederla spogliata. Se bloccano sviluppo. Sante buone. Grazie, grazie. Arrivederci. Mamma mia, che parecchioso che è! Da che mena, si scende il tumore, si fa cagare di un robo faccio capito, vai! Oh! C'è se viene a parlare poco a poco napoletana! No, no, tu parli proprio napoletana! Sì. Zitto, vieni qua! Non mi fa scoprire! Magari io! Io mi chiamo Gennaro, sono di Pozzuolo! Gennaro? Cioè, tu non sei neanche femmina! Ma perché ti pare femmina? No, no! Scusa, Gennaro, perché hai fatto una femmina indiana? Non era meglio che facevi un maschio, è più facile. Un maschio oggi fatto già, solo che mi hanno scoperto e mi hanno arrestato pure. Guarda, è qua che vorresti fare? È badanda domesticata. Gennaro, stiamo a sentire, è complicato. Oh, ma quello è un fresco trapiantato di cuore, si deve fare le siringhe, si deve mettere le supposte. Ah, supposto ci ha messo te. Signora, signora, abbiamo un problema. È Gennaro qua. Che è Gennaro? No, Gennaro Atrasa. Gennaro entra? Giasmina Gennaro Atrasa. Hai un cognome, Gennaro? Sì. Che stavate dicendo? No, che non vi vuole mettere la supposta. Ah, signore, mi faccio mettere la supposta la signora. Fatto, fatto che la signora è una capodondola. Se pure volessi mettere la supposta, come me la mette? Signora, allora, abbia pazienza. Grazie, no, un attimo, abbiamo un problema. La branda non si vuole aprire. È legittima difesa. Devo scendere. Mentre io controllo se quello giù se n'è andato. Sì. Tu dai una mano a mia figlia ad aprire la branda. Vai, vai, vai. Grazie, vieni, vieni, Vai. E te si salvato. Oh, mannaggia, che c'è? Ma che hai fatto, mi sa, mananghelo, mamma? Io devo mettere che io, capito, no? Che tu non hai capito in faccia. Ma posso sbranciare con coppa per dare fatica. Mannaggia, che c'è? Ma te mozzi in mano. Ti trovi il capato in bocca, ti schiatti il sedile, ti schiatti il colpo. Ma non mi lungo il fetto, capito, no? Scià! Io non ho capito neanche una parola che ha inveito nella sua lingua. Ma non ce l'aveva con te. Era ma abbuffate male parole. E come ma? Le hai messo le mani. Ma tu sei un pazzo. No. Tu non ti devi permettere. A casa mia di mettere le mani addosso a una donna. Ma quale donna? Ah, signore. Ma no, non è femmina. Sei un razzista, come non è femmina. Non è femmina, fa femmina. E basta con questa distinzione. A me basta. Devi essere educato con le donne. Mio nonno, che è vissuto in un'era patriarcale, era più educato di te. Sì. Mio nonno, mia nonna, l'ha portata in palmo di mano per tutta la vita. Veramente? E come faceva? Era King Kong o no? Aveva mano a dare. Come faceva? Portare in palmo di mano significa avere in gran considerazione. Ah, in quel senso. La rispettava, si sono amati. Mamma mi faceva l'anniversario di matrimonio tutti gli anni, faceva una torta. Bravo. E poi suggellavano il loro amore con un bacio. Che meraviglia. Mi ricordo nonno che, Carme, ci dobbiamo baciare. Mettiti i denti. E la nonna andava a mettere... No, non ho capito, scusate. Che la nonna era sdentata e non c'aveva la dentiera. Tenevi i denti sfusi nel cassetto del comodino in camera da letto. I denti sfusi? Pigliava i denti, c'erano una quindicina, non tutti i suoi. Qualcuno gliel'aveva lasciato in eredità la mamma. Se metteva i denti, si davano il bacio e poi le spegneva le candeline. Pum, pum, i denti, pum, pum. Madonna, che schifo.
Ma quando erano belli a tavola, belle proprio, amavano belle. Le uova, si nutrivano, sì, quasi esclusivamente di uova. Si nutrivano di uova. In tutti i modi se le facevano, ma impazzivano per le uova sode. Ci piaceva. A nonno si metteva due dentini sopra, due dentini sotto, Madonna. E si mangiava. Madonna, che impressione. Li mangiava piccoli, ma invece il nonno no, perché le masticava troppo e si annuzzava in canna. Allora imparò a mangiarle tutte intere. Si è zucato. In un attimo, era diventato bravissimo. Non si muoveva proprio. Arriva che stupido, scendeva un po', vedevi lui, se ne mangiava riesce, una presa anale. Ma c'è un po', scendono tutte. Erano talmente affezionati alle uova che quando morì il nonno c'aveva già 90 anni. Il nonno, 90 anni, chissà quante uova. A milioni di uova. Però la nonna gli fece mettere, gli fece mettere 250 uova nella bara. Avvolto nelle uova. Come omaggio, l'uovo sodo. No, ne facette sodo, crude, sbagliammo. Perché portandole si schiattano tutte le uova. Vabbè, come ve ne siete accorti? È perché era il 15 di agosto i funerali, lo portammo a spalla, la bara era di zinco, o solo a picco, a un certo punto si sentiva friggere, a un certo punto un profumo, agenda, a reto funerale, signore, a che ora si mangia? Non tenete in mappa di ira. Usciva proprio da dentro alla bara tutto questo fumo. Mettetemi a barandella, la nonna, aprì la bara. Fermi tu, uscì un'omeletta. Signori, un'ufiloscia esagerata. A nonno mettete sale, pepe, ci mettete mattone. Anche voi siete mangiato o nonno? No, solo le uova intorno. Quello, il piatto era nonno in cassa d'uova, capito o no? Era buonissimo, bellissimo. Mamma mia, mamma mia. Bello, bello, bello. Bello, bello, bello. Non ti piacciono le uova? Eh? Le uova non ti piacciono? Ma piacevano, ma non mi immagino giù, mi dovete che vedere. Ma... Giovanni, ma tu i nonni ce li hai? Sì, ce li ho, ma sono ancora crudi a me. Tieni te li cari. Sono belli i nonni, eh? Ovviamente i nonni veri, non questi da commedia. I nonni veri salveranno il mondo, perché adesso i bambini e le bambine se li possono godere più a lungo, perché si vive di più. Quando ero piccolo io si moriva troppo presto. Le nonne e i nonni hanno un modo di amare. Altro che cani, altro che gatti, altro che porcospini. Migliore di quello dei genitori. Perché amando tutti ci aspettiamo qualcosa da colui che amiamo. I nonni no. I nonni dai nipoti non si aspettano niente. Sono solo felici di vederli felici. Proprio amore, allo stato puro. Allora io penso che il mondo migliorerà grazie alle nonne e ai nonni. Quando ero piccolo io non ce li potevamo godere. Il padre di mio padre non l'ho conosciuto, è morto prima che nascessi. Ho conosciuto il padre di mia madre, è morto che avevo 6 anni, ma me lo ricordo ancora come fosse adesso. Era un muratore e mangiava come un muratore. Mio nonno Vincenzo mi fa venire in mente tutti i cliché della tavola napoletana, a cominciare dal ragù. La nonna lo faceva tutte le domeniche. Ci metteva 6-7 ore, lo faceva color mogano scuro. Untuoso, filamentoso, ci condiva gli ziti. Fuori Napoli non conoscete, forse gli ziti sono quella pasta, quei rigatoni lunghi, lisci, che si spezzano in 4 parti. Il nonno se lo mangiava una montagna, con tutte i nasilla. E la nonna si spaventava, diceva, Vincente, fa male tutta sta pasta. Dicevo, nonno, perché? Come perché? Sono 300 grammi. No, dicevo, nonno, sono zitto, tenono buco, sono più leggero, diceva. E il nonno e la nonna mi fanno venire in mente il 24 di dicembre, che per noi napoletani è una data molto simbolica. Tutte le famiglie si riuniscono, quando ero piccolo eravamo pure 40 a tavola. Il nonno mangiava veramente a tavola, mamma mia, capito, una fritta, pizza e scarola, le spaghette, mamma mia, il 24 dicembre era ricchissimo, è ricchissimo a Napoli, no? E tutti sanno che mettiamo i dolci della pasticceria napoletana, a parte quelli di Natale, la pasticceria napoletana è famosa nel mondo come quella francese, come quella siciliana. Ma a Natale dei miei struffoli, quelle palline di pasta frolla avvolte nel miele, e mustacciole ricoperti di cioccolato, e raffiole cassata, e roccocò profumati di mandorla, di cannella, che sono difficili da rompere, però quando li hai rotti piano piano ti spugna in bocca, piano piano riesci a capire di che sa un roccocò. Ci vuole mezz'ora, tu magnama, tu magna. Ma quello che non si può mangiare, secondo me, si chiama susamiello, susamiello, voglio... Voi mi dovete spiegare che roba è un fossile, è un oggetto di scenografia. Io non conosco nessuno che mi sa dire di che sa è susamiello. Mi ricordo a mio nonno con susamiello mucca che cercava lo spazzare. Piangeva, prima morì, volesse sapere che sapeva susamiello. Sono convinto che i susamiello girano sulle tavole dei napoletani a Natale. Sono sempre gli stessi. Cioè a Natale, finisce il Natale, mettimi in armadio e l'anno dopo cacciamo il stesso susamiello. Io sono convinto che lo stesso susamiello che stava sulla tavola di mia zia quest'anno a Natale sia lo stesso che stava sulla tavola di mio nonno più di 60 anni fa. E sapete perché? C'era il dente di mia nonna attaccato vicino. Ma a Natale
Devo confessare un tradimento. A Natale tradisco Napoli perché sulla mia tavola natalizia troneggia un panettone anche di 4-5 kg e lo faccio arrivare a me direttamente da Milano. Voi Milano non avessimo proprio parlato, ma ecco qua, questi sono i censori della cultura napoletana, i veri ortodossi. Vi spiego chi sono questa signora e questi signori. Sono parte del reparto tecnico teatrale della compagnia di teatro. Perché sono qui? Perché quando ci fu la pandemia chiusero i teatri e durante quelle chiusure si facevano gli appelli affinché si riaprissero, e negli appelli si diceva giustamente che dietro le artiste e dietro gli artisti ci sono anche i tecnici, e io aggiungo le tecniche, intese non come strategie ma come donne che fanno questo mestiere. Quindi all'epoca dissi alle mie colleghe tecniche, ai miei colleghi tecnici, dissi: ragazzi, se Dio ci fa riaprire i teatri, voglio che il pubblico veda come sono fatti in carne ed ossa le tecniche e i tecnici. Eccoli qua, ve li presento. Lei è Tamara, la sarta, il mio Angelo Custode, Pierino, il direttore di scena, Enzo, il macchinista, e poi ci sono Samos alle luci, Luca alla fonica, e Andrea all'amministrazione, a parte tutta la squadra tecnica dello studio Rai di Napoli, capitanata dalla regista Barbara Napolitano e dal direttore della fotografia Sandro Carotenuto. Ma vi devo dire una cosa, questi sono tutti napoletani. Qui siamo tutti napoletani, ma soprattutto questi due signori qua. O macchinista, Enzo, di dove sei? Della sanità. La sanità, signori, quando dici sanità dici Napoli. Alla sanità è nato Totò. Chi è nato nella sanità, o panettone in Milano, non vi dispiacete, milanese e milanese, no, non se lo può mangiare, non ce la fa, Enzo. Tu panettone in Milano non te lo puoi mangiare. Tu mangi. Ma non ti piace? No, mi piace. Ti piace? Sì. Ma chi sei pazzo? Se lo vengono a sapere a Gomorra e ti fanno una puntata contro, ma tu si fa? No! Pierino, guarda come scuote il capo Pierino, tu te lo mangi o panettone, Pierino? Mai! Che te mangi a Natale? O pandone! Ma vita lo teniai, cammina, va! Siamo arrivati alla fine di questa passeggiata nei vicoli della cultura napoletana, ma prima di salutarvi vorrei fare una considerazione insieme a voi a proposito delle differenze geografiche. Io credo che tutti noi si viene al mondo in qualsiasi angolo del mondo senza sapere dove arriviamo. Si arriva per caso o perché Dio così ha voluto, grazie a un gesto d'amore di nostra madre e nostro padre. Non siamo noi a decidere di nascere, ci fanno nascere, ci tirano fuori dal grembo materno, ci mettono a testa in giù, ci abbuffano i paccheri fino a che non piangiamo, per farci capire che la vita non sarà una passeggiata, e non lo è per nessuno. Soprattutto negli ultimi anni siamo passati dalla pandemia alla guerra, abbiamo la guerra in Europa dopo 80 anni che non accadeva, siamo disorientati, confusi, è come se fossimo finiti in un enorme sondaggio, sempre nascosti dietro un'etichetta. Siamo il popolo, la gente, il ceto medio, le partite IVA, i professionisti, i commercianti, non facciamo altro che dividerci. Vorremmo unirci in un'etichetta, invece non facciamo altro che dividerci. Ci dividiamo addirittura per gusti sessuali, etero, gay, per differenze ideologiche, destra, sinistra, per differenze geografiche, nord, sud. Ci dividono addirittura in maggioranze e in minoranze. Ma chi stabilisce qual è la maggioranza e qual è la minoranza? È come se dietro tutte queste etichette si stesse perdendo per sempre una figura fondamentale, che è la persona. Noi siamo innanzitutto persone con un nome, un cognome, con una propria singolare identità. Ne abbiamo diritto, dobbiamo rivendicarlo. Siamo ognuno ed ognuna diversi dagli altri. Ognuno è un universo autonomo, indipendente. Ci condividiamo con gli altri. Ma siamo una persona, siamo una unicità. Sapete che cosa ci rende originali, speciali? La passione. La passione con cui viviamo, con cui affrontiamo le cose che facciamo, qualsiasi esse siano. Non è l'illusione, la passione. L'illusione è un sentimento infantile. Quando ero ragazzo mi illudevo di poter fare l'astronauta. Poi la vita mi ha fatto fare l'attore. Il palcoscenico mi consente di esprimere la mia passione. Quel signore di cui vi ho raccontato all'inizio, che a Pozzuoli faceva il caffè, probabilmente nella vita avrebbe voluto, dovuto fare tutt'altro, ma faceva il caffè e lo faceva con amore. Questo lo rendeva unico e speciale, perché non è importante quello che facciamo, ma come lo facciamo. Non è il lavoro che nobilita l'uomo, è l'uomo che nobilita il lavoro. Quindi, alle ragazze, prima di salutarvi, alle ragazze e ai ragazzi che nasceranno nella mia città,
Auguro il coraggio, l'intelligenza, l'ironia di essere se stesse e se stessi con i propri gusti e la propria personalità. Se vogliono mangiare il panettone di Milano a Natale, facciano pure, non è lesa maestà. Se vogliono bere il caffè in una tazza tiepida e non bollente, non è tradimento, è legittima difesa, si può fare. Alle ragazze e ai ragazzi di tutto il mondo voglio dire che tutti noi nella vita camminiamo sulle spalle di un gigante. Il gigante è il passato che ci precede, le nostre radici, le nostre tradizioni, lo diceva un filosofo più di 1000 anni fa. Quel gigante ci consente di guardare più lontano se sappiamo guardare dalle spalle del gigante e non alle sue spalle. Le radici non sono una prigione. Ragazze e ragazzi di Napoli, andate pure in giro per il mondo e chiunque incontriate per strada, non gli chiedete da dove viene, chiedetegli piuttosto dove vuole andare e se quel viaggio lo vuole fare insieme a voi. E se qualcuno per gioco dovesse chiedervi, napoletana, napoletano, e fammi una pizza, rispondetegli che Napoli è sì, con gioia, tutto quello che abbiamo raccontato stasera, ma è anche e soprattutto Grecia, Spagna, Francia, è una cacofonia armoniosa di suoni e voci di paura, è nobiltà barbona, ricchezza polverosa, astuzia senza luce. Non la capisco Napoli, la perdo tutti i giorni, poi la ritrovo in sogno, che ride, calma, immersa nel suo mare, che frena i colpi di chi le spara al cuore.